Ve l'avevo promesso e penso che sia arrivato il momento di, di, di farlo. Insomma, avevo promesso una live di recupero per, per quanto riguarda appunto Mass Effect. Ma la verità è che avrei voluto portarla direttamente addirittura o un sabato o una domenica, perché ho una mezza intenzione di, di portare praticamente le live di domenica a un altro orario. Ma non voglio ancora correre per il momento, voglio soltanto. Presentarmi, <ride> diciamo che è il massimo che mi è rimasto da questi problemi sono le braccia piene di taglio. Mi dispiace, Luke. Bentornato, però. Ciao, boykisser. Buonasera, Bentrovato. Bentornato, come stai? Come state, bella gente? Ciao, Kenny. Bentrovato. Ciao, Maricò. Ciao, Zero. Grazie di essere qui questa sera. Come la va? Come la va, bella gente? E l'avevo anticipato direttamente nel, nello starting soon. Ma se controllo i biglietti metro, faccio vedere il suo. No, no, ti prego, no, ti prego, Loris. Che manca il mio tipo, ma va bene. Vai tranquillo, vai tranquillo, by kisser, Vedrai che torna, sicuro. Tanto sicuro anche vi rivedrete di nuovo. Ciao, Kenny, bentornato di nuovo. Come la va? Speriamo no, vada tutto bene comunque, Luke. Mi dispiace ancora per quello che. Per, per quello che hai scritto qua direttamente. Io ero rimasto a Kingdom Hearts. E, questo, questo mese abbiamo portato, abbiamo portato Kingdom Hearts e anche. Abbiamo portato Kingdom Hearts in inglese e in italiano. Abbiamo portato Mass Effect. E nel frattempo c'è Ale. E nel frattempo c'è Ale che ha preso Baldur's Great 3. <ride> Complimentoni, Nebu, buonasera, ben trovato, come stai caro, che bello averti qui Però dai, date da tempo per tornare al 100%, sì, dai, che bello Fox, welcome back Fox, how are you doing, how are you doing, I'm glad you're here tonight, how are you doing girl in Qualcuno ha detto Kinnonards <ride> Ma se Fox non hai giocato mi sgridano sempre tutti per questo, guarda, te lo dico proprio in maniera molto eh... Sì, quel Luke boy, quel Luke non lo vedi, mi sa in chat. Vabbè, non, non, non è quello. Ok, va bene. Ma Sea Fact hai giocato a bischiano sempre per tutti per quello, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, che comunque si recupera. Si recupera in qualche modo. Non ti preoccupare. Anzi, lo vedrai giocato questa sera, quindi. Sosseggio cocktail come un'anima decadente. Che cosa? Che, che tipo di cocktail? In compenso ho preso i due giochi gratis su uno store famoso perché sono povero. Quale? A proposito, perché li voglio prendere anche io questi giochi gratis. Anzi, se sapete di giochi. Se sapete di giochi gratis che potete... Eh, che potete effettivamente eh, Che potete effettivamente riscattare Fatemelo sapere Perché li voglio prendere anch'io Una roba Eurospinal Passion fruit Così hmm. quasi, quasi Lo berrei anche io È epico quello store Ah ok Grazie grazie Allora dopo ci faccio una Ci faccio una cappatina Sicuramente Perché dall'epic store Ho notato che ci sono Un sacco di bei giochi E li volevo recuperare How you doing Fox by the way? Going good? Uh, good going to go Ok sorry Good Going to go pick up Little Fox for the weekend Oh, Give her a big hug Give her a big hug. I need. I really, I really, really, really wanted to be, really wanted to be uh, in safe arms, and yours are the best and safest I ever known. And I'm so glad we're friends. I'm so really, really glad we're friends. E it the Ubisoft Assassin's Creed Syndicate è gratis? Eh, volevo anche prendere quello. Sarebbe stato il mio primo Assassin's Creed che che giocherei. Ciao, faccio Buonasera. Sono due alla settimana da quanto ne so. Ah, okay, perfetto. No, perché poi dopo vedo che giochi sono. Perché onestamente li volevo. Volevo un attimino. arricchire il mio parco giochi in qualche modo credo credo dell'assassino sindacato esatto allora Ale mi, mi, stavo leggendo qui stavo leggendo qui ehm, scusa perdonami stavo leggendo che hai preso Baldur's Gate però do, Sora dovrà aspettare per me ah vabbè dai finché Sora va bene no, sono 32 quindi non mi è andata molto bene in che senso sono 32 in che senso sono 32 dovrebbero chiudersi ah ah ho capito ho capito ho capito, ho capito, ho capito. mi sono fatto massacrare dal gioco l'hai perso L'hai perso anche, Falcoceraio? Oh, da cazzo tu Oh, that's... That's sad to hear. Really sad to hear, Luke. I'm sorry. Sorry to hear that. Era davvero difficile. Eh sì, lo so, me ne rendo conto. Me ne rendo conto, me ne rendo conto. Però hai perso il gioco, dai. Però intanto hai imparato. E ti dirò anche di più, Falcoceraio. Ti dirò anche di più. Fra parentesi, io mi sto... Eh, in, mi sto eh, preparando... Mi sto preparando per giocare a Revengeance al uh, prossimo venerdì. Mi sto allenando per giocare a difficoltà Revenge di Metal Gear Rising, quindi ne vedrai delle belle, fidati. Ne vedrai davvero delle belle. Fidati, fidati. Anzi, ho provato a fare un paio di tentativi, riesco a battere Mistral e sono arrivato praticamente dopo Mistral, adesso sto facendo la seconda missione, la terza sarà Sarà un po'. cioè, già immagino che dalla terza in poi sarà più o meno una, una, una passeggiata. Sentitevi precario come ieri? Anche peggio, anche peggio, Nebu. Anche peggio, Nebu. Onesto, anche peggio. Perché come gioco veramente. Allora, non so se avete visto, non so se c'eravate l'avate, se avete recuperato le live eh, di quel periodo. Eh, di quel periodo là, praticamente era un. Uh... Comunque, auccio, oggi mi sono fatto un volo a terra durante l'educazione fisica, minchia. Cazzo, mi dispiace. Ehi, hey, Pen, come you doing, buddy? Bello, salve i punti. Il <ride> team del no parolacce. Penso che la tipa del meme che ho postato ieri sia l'unica entità che possa dire che ho skill issues. Vabbè, dai, almeno ci sei. E... L'importante è quello, dai. L'importante è quello, comunque, che <ride> ha riconosciuto il fatto che anche tu puoi avere skill issues, dai. Ed è un boss che si incontra dopo quanto. Dai, sentiamo, dai, distruggimi, distruggimi. Quindi, dicevo, venerdì prossimo ci sarà una live in cui giocheremo a Metal Gear Rising Revengeance. Eh, ve lo dico subito, non arriveremo in fondo. Però lo riprenderemo in mano successivamente. E arriverò sicuramente a un buon punto. Penso, contavo di arrivare quantomeno alla terza missione, all'inizio della terza missione, quando in Revengeance... Però mh, dopo 30 minuti io già... Oh la madonna! <ride> Peraltro okay. ah, che... Avrei il rotolino con la pistola per il cosplay di Yuki Makoto. Uh! Figo, figo, figo. Figo, 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 davvero. Hey Chad, oh, oh, how are you doing? But uh, so you're okay. That's good. That's good to hear because I've, I've talked to you. Uh, I've talked to you like uh, today, and unfortunately, I couldn't be. I couldn't be talking to you today because I had like a lot of stuff to do, and I couldn't. I couldn't. I, I couldn't spare a few minutes for you. Cosa c'era? Non ho capito. Non ho capito quello che è scritto. Okay, vabbè. That's okay. No. Ogni volta mi massacra il primo tentativo. Vabbè, dai. Almeno c'hai Jetsu Squad e Fat Federation Ogni tanto qualche giochino buono salta fuori No, siccome mi hai regalato la sub puoi scegliere se farmi mangiare passato di verdure o mi nest? Perché? Mi auguro che comunque siano delle cose molto buone Ma so che la pistola fosse vera Ah, ok <ride> No, 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 no. Secondo, secondo, sono, sec sono secondo solo a lei Ah, ok, dai Devi imparare a fare il rotolino con la pistola Per puntarmela in testa per il summon della persona Ah, ho capito, ho capito, ho capito e... By Kisser per cortesia. Ehm... Per cortesia, Boykisser. Calmini. Ne volata un po' di volte. Eh, ci sta, ci sta, ci sta. Dai, ci sta assolutamente. E... Onesto, perfettamente parlare. Cioè, eh, ci sono abituato, Eh, ma ci può stare, ci può stare. Siccome hai regalato la sabbia e fa ricevere mangiare passato di perdure finestra? Mmm. Vai direttamente di minestra. Dai, almeno un po' più. Almeno ci puoi mettere un po' più di roba. Oggi si mangia la minestra, ieri si mangiava al passato. <ride> Giustamente, oggi e ieri. veramente eh, lo speravo anche io in questi tempi. E eh, anche io, onestamente, onestamente, pure io, guarda. Sono ad aspettare che finiscono il prequel per contarmi contro di lei ancora. Ah, perché è ancora un prequel? No, dai, sto cercando di non ordinare la pizza. Ma Ma. ma ma, ma mangiate un po' quello che volete, onestamente. <ride> no che la pistola fosse vera, quindi. Ah, ok, dai. Può dirlo. Ah, ok, 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 può dirlo, può dirlo. Ok, va benissimo. Può dirlo, perfetto, perfetto. Ok, perché vedo che effettivamente c'è un po' di. Io ne vedevo un po' di tensione. Non lo so. Vabbè, comunque, in ogni caso. Detto questo, volevo giusto avvisare una cosa. Dire, letteralmente me lo dicevo da solo. No, speriamo di no, dai, veramente. Prima di no, veramente. Spero che sia passata questa cosa, comunque, Luke. L'hai ma non posso. Vai tranquillo, Boy Kiss, non ti preoccupare. Per favore, qua siamo, siamo qua per clona, perché lui ci vuole bene e pensa a stare con noi. C'è come non trasformare questo live in una polemica. No, ma, ma vabbè, no, ma capisco, non ti preoccupare. Tra un'espansione di dominio mi, mi cucinerà. Un'espansione di dominio. Un'espansione di dominio che cos'è, onestamente? Che non ho capito in che cosa consiste. È una roba un po' grossa. Mi ok, Luke, um, mi dispiace per quello che è passato. Se okay, ok, no, allora, fermi tutte e due, scusate. Adesso io veramente, adesso mi arrabbio. Adesso mi arrabbio per tutte e due, onestamente. E, per cortesia. E non voglio arrivare a fare il padre che si mette a... a che si mette a fare veramente il che si mette a fare delle cose che deve fermare tutto quanto eccetera eccetera perché io non sono vostro padre e non sono assolutamente eh, la persona che deve mettervi a riprendere per cortesia un pochino calmi ok grazie mille perché non ho, com non ho cominciato io capisco che è una situazione brutta io sto cercando di essere io sto cercando di essere tranquillo disteso e sereno sto cercando di darvi una mano per, per voi Sto cercando di essere quanto più tranquillo possibile perché onestamente mi dispiace quello, per quello che ha passato a Luke Furcotto. Se avete dei problemi, se avete delle situazioni da risolvere, per cortesia, ne parlate in privato. Va bene? Perché io ho letto delle frasi che sono veramente sì, orribili. Ciao Serial Players, buonasera! Buonasera Serial Players, che si dice di bello? Grazie per il ride. Ciao Hot Buonasera alla gente sul soccorso maestro, promuovi lui e loro. Non binare per lo stesso... E eh, vabbè, pure tifa! 8 mesi di Ma non sei. Eh, vabbè, poco. allora. Grazie mille. Mm. Ma grazie. E eh, vabbè, pure H. Bene, 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 della eh, ma allora, vabbè, dai. Buonasera, bella gente. Ciao, tipo, come stai? E pure F.D. E si spacca tutto, veramente. Si scocchia le nocche, vabbè, allora, vai, ragazzi Eppure, tipo <ride> burtello proprio <bravio. ride> appena ho cominciato veramente. Purtroppo il quando scappa le Hawaii, non c'è più la possibilità di farlo veramente. <ride> tanto scusate allora prima di tutto prima di tutto buonasera bella gente sono Carlo Maestro plumi lui loro non binario e sessuale io streamo dal lunedì al venerdì eccezionalmente questo venerdì abbiamo portato direttamente no, no, un gioco stiamo per portare un gioco tempo. che parla praticamente eh, eh, che avremmo dovuto portare già la volta scorsa no, ma per un motivo o per un altro non sono riuscito a portarlo perché ovviamente no, era troppo tardi per me e poi non sono riuscito a fare tantissime cose per quanto riguarda il lavoro quindi io di solito faccio live in italiano e live in inglese oggi una in live in italiano ma normalmente io porto, eh, porto rpg G rpg eh, visual novel avventure grafiche fps ancora devo portare una visual novel che possa effettivamente piacere un po' a tutti perché eh, volevo portare qualcosa che potesse essere bello narrativo, eccetera, eccetera. Ovviamente io faccio le voci quando non ci sono, non ci sono le voci eh, del doppiaggio, eccetera, eccetera. Quindi cerco <ride> di improvvisarmi in qualche modo e dalle otto, dalle otto e mezza di sera fino a mezzanotte e mezza, noi siamo sempre qui. Io dal lunedì, dalla domenica al giovedì. lunedì al giovedì porto long play in italiano e in inglese. Il venerdì porto qualcosa di extra. Come in questo caso, se effettivamente non riusciamo a. A completare qualche cosa nel corso della settimana, la domenica invece facciamo un talk and chill, ovvero un piccolo podcast in cui ci mettiamo a raccontare di cose. Che. Eh... Ma Tifa! Ma grazie! Ma oh no, ma grazie! Grazie davvero! Mamma mia, che siete, che siete dei patati! Davvero! Grazie mille! Grazie mille davvero! Dai, raga, fermi però, dai, che mi fate. Mi fate piangere, davvero. Grazie. Dice of Death, no, quello ancora no. Quello accadrà soltanto con Medalion Rising Revenge. Che ci giocheremo venerdì prossimo. fa parentesi, non mi ci fate pensare che ancora vi devo allenare. E sono indietrissimo. Cazzo, però sto imparando come si fa. E vabbè, allora, <ride> God, God, grazie. <laughs> grazie, Atkott, veramente. Grazie mille per i 50 bittini. Quindi, dice... Grazie. I will be honored by my actions forever. <laughs> God, 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 <laughs> <laughs> <ride> Trovo una giacca che possa essere no, buona per il, il cosplay. Che, che cosplay vuoi fare per Luke Forcotto direttamente? Grazie, Maricò. Grazie anche per i bittini Quindi, ragazzi, dicevo: da lunedì al giovedì faccio long play. In, 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 dal lunedì e mercoledì in italiano, eh, martedì e giovedì in inglese. Venerdì live extra. La domenica invece in Chill. Un piccolo podcast. Questo è un luogo sicuro. Qui stiamo cercando di fare quanto più possibile per rendere l'ambiente tranquillo, sereno per tutti, in cui tutti si possono, eh, possono parlare, possono dire comunque, eh, possono dire quello che succede durante la giornata. Stiamo cercando di essere quanto più, quanto più eh, vicini possibile, eh, perché veramente, veramente c'è bisogno di luoghi sicuri, c'è bisogno di stare tutti insieme. Vi ricordo anche che Bittini, cioè tutti gli introiti del mese, Ogni tre mesi faccio, un faccio una somma, al terzo mese faccio un terzo di quello che è stato fatto fino adesso, lo do in beneficenza ad associazioni che si occupano di violenza di genere e si occupano anche di dare sheltering LGBT. Questo perché io sono una persona, pot potete fare punto esclamativo sub, sub per sapere effettivamente quello che faccio. Io sono una persona che ha un trascorso di violenza. Di violenza psicologica e anche di manipolazione, cerco di fare del mio meglio perché effettivamente si possa rompere il cerchio della violenza e si possa stare tutti insieme. In modo tale da, non, da creare comunque una famiglia, cercare di parlarsi tra di voi, di parlarsi tra di loro, di chiacchierare del più e del meno quanto più possibile, ma soprattutto per stare insieme. Grazie, Serial Players! Grazie davvero! Grazie davvero per il raid! Grazie, sono Tifa! Grazie davvero, mamma mia! Grazie davvero! Mi, manca, mi mancava tanto che tornassi in, in live! Grazie mille davvero! Grazie mille davvero! Oh, oh grazie! Grazie, Loris! Ne avevo bisogno, ne avevo davvero bisogno. Ah. Ecco qua. Un po' di tè freddo che ci sta bene. <ride> Quindi, vi dicevo, fondamentalmente... Fondamentalmente... Comunque non hai risposto a quella volta quando ti ho chiesto se mangesti una porta di legno e betulla con del miele sopra. No, ho la mia... Ho una mia dieta che mi impedisce di mangiare letteralmente la betulla. Mi dispiace. <ride> Comunque la chitarra mi manca tantissimo. Non posso usarla, mi devono arrivare le corde. Oh... Come mai devi cambiarla direttamente? Perché io non ho mai avuto uno strumento, onestamente. Oh, oh, mogano, o oh, niente. <ride> Ciao Treno, ben <mi> trovato. Intanto <ride> mi raccomando, sono allergico alla betulla. Minchia, davvero. Si, sodo, si sono rotte. Ah, cavolo. Mangio gli armadi devono averli presi a testate. Ecco, infatti, assolutamente. Anche se preferirei un po' di tech. Come, come legno, se non ho omogano o addirittura, oh, mogano, tech. O. Oh... Ah, quanti, quanti ce ne possono essere? Tipo, sciroppo di miele? Buono cazzo. Che non so se esista, ma penso di sì. Che, tipo, io so lo sciroppo d'acero. Sciroppo d'acero esiste. Questo lo so. <ride> Ed è, dicono che sia una delizia, non l'ho mai provato, onestamente. <ride> Dipende anche da quanto si usano. Ragazzi, io vi ringrazio davvero per l'hype train. Grazie davvero per aver fatto cominciare un hype train. Non importa se poi parte, se. Eh, se arriviamo a qualunque livello, non importa. Vi ringrazio davvero per, per il supporto. Grazie davvero per tutto quello che fate per me. E vi ringrazio anche per l'appoggio, per il supporto. Per tantissime cose che avete fatto, soprattutto in questo mese. E a proposito, vi annuncio che la donazione di novembre, perché vi ricordo che praticamente io ho deciso che tutti gli introiti di novembre sarebbero stati dedicati in beneficenza. E gli introiti di novembre verranno, di, verranno, fatti, verranno devoluti in beneficenza a fine dicembre Vi farò presente direttamente sui social quanto ho donato Per quanto riguarda, per quanto riguarda appunto la donazione Ancora non ho deciso a chi, la, eh, a chi donare effettivamente questi introiti Però comunque si tratterà sempre di organizzazioni che si occupano di fare Ehm, appunto, protezioni <ride> praticamente sarei Bubble Chronosy tipo Secret Santa, solo che però effettivamente si legge poi, eh, si legge poi chi l'ha fatta la donazione. Eh, sarà sicuramente un'organizzazione, appunto, che si occupa di dare eh, rifugio alle persone della comunità LGBT, come me, e anche a eh, situazioni e anche a persone che eh, lottano, contro la, lottano contro la violenza di genere. Avevo intenzione di donare di nuovo a Dire, come è successo anche la volta scorsa, ma, non ma vorrei provare a donare a quante più persone possibili. Grazie mille per il level 2! Grazie mille per il livello 2 dell'hype train! Grazie mille davvero! Grazie, veramente, vi voglio tanto bene! Ma quanta gente c'è che, che ha Spotify? Ho visto 300 storie sul recap dal della canzoncino dell'app. Io onestamente ho smesso di usare F Spotify e uso un programma che si chiama VMusic, che ve lo scrivo direttamente qui sulla chat. VMusic è un programma che fondamentalmente legge è completamente gratuito. Si connette direttamente a YouTube e eh, praticamente trova le canzoni eh, pubblicate appunto su YouTube dei vostri artisti che seguite, che vi piacciono, eccetera, eccetera. E ve li mette direttamente con il eh, come si chiama? Ve li mette direttamente con la possibilità di. Di, di sentirli in repeat come se fosse Spotify senza però avere la pubblicità o cose del genere, io vi consiglio veramente. Quella è un'app completamente gratuita, free open source quindi eh, col codice sorgente libero e aperto. E io vi consiglio veramente di recuperarla. È un'app che si usa tranquillamente anche per il vostro te telefonino. La uso tantissimo, faccio anche le mie scalette personali, ovviamente. Quella, la scaletta che sentite qui in sottofondo invece sto usando Fubar, sto usando. Tutte canzoni che sono prese da, Albi, da album, chiedo scusa, che si possono trovare su Ociremix.org, che è questo qui, eccolo qua, Ociremix.org. E potete trovare remix di eh, colonne sonore di Final Fantasy VII, Final Fantasy VI, Final Fantasy 4, eh, Mega Man, eh, che altro, Castlevania, tanti, tanti giochi che, eh, di cui prendete questi, questi remix. Questi remix uh, servono per celebrare appunto la cultura della musica dei videogiochi. Io uso Spotify, ma sono vecchio, per quindi per la maggior parte sono legato ai dischi. Anche perché, Atkat, uh, uh, Parlando tra noi, uh, c'è una scaletta c'è una certa canzone di Linkin Park. Uh, no, c'è una canzone dei cosi: Down with the sickness. Che sembra Down the with the sickness, ma in realtà è tipo un rifacimento di una canzone di Final Fantasy VIII, fra parentesi. E. Uh. Tra parentesi, dicevo, Atkat, noi siamo. I now became an, an iPhone user. Hello, Bubbly Yuri! How you doing, Leonie? How are you doing? So, dicevo, eh, tra l'altro, tra parentesi, molti degli artisti che ascoltiamo io e te, e parlo con Sin, uh, ma penso anche con, uh, con Pog, molti degli album che ascoltiamo io e te, degli artisti che ascoltiamo io e te, di solito non ci sono su, su Spotify, perché ovviamente è anche una questione di licenze, e eh, di licenze di streaming. e Quindi, eh, questa cosa eh, fa. Fa veramente piacere poter recuperare magari eh, dischi fisici di canzoni o di album... O, cioè, scusate, album di canzoni o comunque di gruppi che ancora non ci sono su, su Spotify o che sono stati rimossi da Spotify per motivi... Eh... Comunque, altro ai aiuto, aiuto, aiuto i miei amici, mi hanno convertiti agli Slipknot. Oh, minchia. Gli Slipknot, per esempio, non mi sono mai piaciuti più di tanto. Capisco il loro potenziale, però non mi sono mai piaciuti. Non mi hanno mai preso più di tanto. Almeno all'epoca quando sono usciti Forse adesso se li riascoltassi Molto probabilmente mi piacerebbero davvero Davvero tanto da, da sentire E tutto quanto e... Ho finito Bloodborne così alla sveglia eh, Vabbè allora Stasera veramente grandissima festa eh. No crawling in my skin Eh no non c'è <ride> Grazie a <ride> Bykisser Cron è più uno da Forbidden Carcass Ti stupirò anche Gorgaz, onestamente. Gorgaz, ma anche. Diamo un po'. Ma tutto quello che è roba tecnica. Death metal, thrash metal tecnico, eh, prog e tutto quanto. Onestamente, mi fa. Mi fa. Mh, mi fa piacere sentire perché mi piace comunque. Eh, mi fa piacere comunque sentire quelle che sono effettivamente anche le. Eh, Necrophagist, assolutamente. Cazzo! Il secondo disco. Quanto cazzo, è bello. Il secondo disco del Necrophagist, ne quanto cazzo è bello, l poi Luc Lemay è un una persona incredibile, è vero, ma sai anche chi effettivamente mi piacciono? Ehm, quelli che hanno fatto il disco eh, Non Survile, che adesso non mi viene in mente, ehm, non mi viene in mente come si chiamano, cazzo ce l'ho sulla punta della lingua. Perché, fra parentesi, c'è il batterista che si chiama Flo Monnier. Flo, Monier, Flo Monier, che è Cryptopsy. Grazie mille, grazie mille, Hatcat. I Cryptopsy Io adoro Nuns of Vile dal primo all'ultimo. Crono, se, se tu usi Fujita, che l'hanno buttato giù. No, non lo, non lo uso. Fujita, che non lo sto usando. Io sto usando ViadoTube. Ma grazie per avermi avvertito, Markibo. Come stai, Markibo? Me lo vado uno shot anche a Marchibo, già che ci siamo. Che veramente bellissima persona pure lui. Comunque la situazione si è calmata in chat. Sì, sì, a quanto pare sì. A quanto pare sì. E, a quanto pare sì. Comunque ragazzi, grazie davvero per aver compreso quello che dicevo io prima. Perché eh, questo luogo è sicuro perché lo manteniamo tutti sicuro. Se ci sono situazioni, per cortesia, vi chiedo veramente di risolvervele in privato quando possibile. E arrivare comunque a un... Se non un comune, eh, se non a un comune accordo, quantomeno comunque a capirsi. Eh, a cercare comunque di, di stare fra amici. Perché ragazzi, è una cosa che... Ok, preferisco un attimino riprendere il discorso di prima, non perché io voglia avere ragione, quanto piuttosto perché voglio farvi capire come ragiono io. Scusate se fermo un attimino la, la musica, ma vorrei che voi capiste esattamente come la vedo io. Io ho creato, eh, io non ho creato un canale perché avevo in mente un'idea, un progetto o cose del genere, quanto piuttosto perché mi rendo conto che soprattutto qui, in, qui su Twitch ci sono tantissimi canali che magari non offrono che ne so un luogo sicuro dove poter parlare dove stare insieme eccetera voi sapete benissimo che su discord è stato creato anche un canale safe space dove la gente può effettivamente sfogarsi può fare ranting può fare venting. E... il mio discord è aperto a tutti ma il motto è a patto che voi mettiate da parte l'ascia da guerra perché io mi rendo conto che è difficile avere effettivamente un luogo sicuro. Eh, un luogo sicuro. Eh, punto esclamativo DS Hatcat. Eccolo qui. DS, eccolo qua. E, mi rendo conto che è difficile avere un luogo sicuro in cui effettivamente la gente può stare, può stare tranquilla, può avere eh, situazioni. Eh, in cui. Cioè, si possono creare delle situazioni, magari di tensione, eccetera, eccetera. Però mi rendo conto che c'è necessario sempre di più di luoghi dove effettivamente si possa parlare di se stessi senza, la, senza il timore di avere eh, di essere magari giudicati o comunque di avere eh, qualcuno che usi appunto determinate cose contro eh, contro, contro uno o contro l'altro. Non, non sto dicendo nulla in particolare, Treno. Non ti sei perso niente, vai tranquillo. Non è successo niente di grave. So, volevo soltanto fare il punto sulla situazione. Questo perché mi rendo conto che è difficile creare un luogo sicuro, veramente sicuro. Me ne rendo conto. Anch'io quando eh, a, volte mi, a, volte mi, a volte io mi domando e dico se effettivamente sto rendendo anch'io l'ambiente sicuro con le, mie, con le mie azioni, con le mie parole. Eh, quello che vorrei, però, che fosse. Eh, quello che vorrei che fosse, però, chiaro, è che vorremmo che quello che è il luogo sicuro per me è l'impegno di tutti all'interno di questa chat di poter stare tranquilli tutti insieme perché comunque proveniamo tutti da ambienti eh, diversi io per esempio vengo da una situazione completamente diversa diametralmente opposta dalla vostra come Zero, come Maricò, come Treno eh, come Atcat, come Marchibo, come tante persone che questa sera sono qui adesso quello che vorrei che fosse chiaro è che Safe Space non vuol dire che voi non potete parlare di quello che vi dà fastidio. C significa che proprio perché è un luogo sicuro, che potete sapere che anche di fronte alla benché minima forma di diffidenza o comunque alla benché minima forma di uh, incomprensione, eccetera, ci sarà sempre e comunque una mano tesa, ci sarà sempre qualcuno che vi terrà, che comunque potete contare sul prossimo. Perché seppellire l'ascia di guerra significa abbellire... abbellire un luogo di pace. Significa comunque abbellire eh, qualcosa che possa essere positivo per tutti, che possa... Significhi, che, che significhi effettivamente mutuo appoggio, stare insieme, fare cose che possano essere eh, di davvero di aiuto. Per tante persone che magari vengono qui perché hanno avuto una giornata di merda, perché magari in, quel mo in questo momento hanno avuto tutti una giornata di merda, magari è successo che qualcuno ha pisticciato con un'altra persona, o magari possono esserci delle cose davvero molto, molto serie. Nessuno vi nega, vi negherà mai l'ascolto, nessuno vi deve mai negare l'ascolto dei vostri problemi, nessuno deve venire qui a dirvi che non, potete, che non potete divertirvi, né che voi non potete sfogarvi. Perché ci deve essere sempre perché. E questa è una frase che mi, rimarra, mi è rimasta sempre impressa. Il prezzo della libertà è l'eterna vigilanza. E vi dico questo: ognuno di noi, non dico che è il custode del prossimo, però significa che se abbiamo dei problemi, comunque cerchiamo. Se non possiamo, se non possiamo fare qualcosa, ci tiriamo indietro, lasciamo che siano altri a fare. Non significa che dobbiamo accollarci i problemi di tutta, ma non significa neanche essere, eh, come posso dire, non significa, non significa neanche essere eh, ciechi a quello che è il, il dolore del prossimo. Significa che comunque quello che si può fare si va. Fa. Ciascuno assicura a seconda del... Eh, Indifferente, esatto, indifferenti, C A ciascuno secondo possibilità e per ciascuno a seconda della propria disponibilità. Questo è quello che penso sia giusto da fare per tutti in un, in un luogo segreto, in un luogo sicuro. Quindi vi chiedo solo di fino adesso. Fino adesso posso solo dire che le persone che sono state qui in chat sono state persone. Sono state persone che mi hanno veramente dato una mano. Sono tantissime cose. ma avete permesso anche a me di capire tante cose, anche attraverso le vostre esperienze. E in più di un'occasione avete difeso la sicurezza di questo luogo e sono. Sono davvero davvero contento di poter dire che ho davvero le persone migliori in questa chat per questo perché non voglio parlare di community, non voglio parlare di grazie a voi, kisser, non voglio parlare di, non voglio parlare di community, non voglio parlare in termini legati al, al profitto o ha un'idea di progetto, o di... Mi lagga il mic? Ah, cavolo, mi dispiace. Eh, purtroppo <ride> devo, devo cambiare alcune impostazioni per quanto, riguarda, eh, per quanto riguarda anche il microfono, però dicevo... Eh... Cioè, quello che, quello che intendo dire io è che non voglio parlare in termini di community di crescita, perché a me non interessa crescere su... su... Uh, su, su, un, su un social come questo non mi interessa avere progetti non mi interessa avere progetti non ho in mente progetti in testa mi interessa soltanto stare bene con voi e mi interessa che voi stiate bene che io possa fare qualcosa per voi e lo sto facendo perché comunque stare qui significa anche parlare con voi significa anche ascoltarvi e fare in modo che voi tutti possiate stare bene in un modo o nell'altro e vi ringrazio però davvero per quello che avete fatto in questi, in questi giorni. Vi ringrazio anche quando siete stati. quando siete stati vicini a me nei giorni in cui io non potevo essere vicino a voi. Chissà, sa. E per chi non sa, potete chiedermi tranquillamente, perché non è un mistero. Vi ringrazio per rendere questo luogo sicuro. E grazie per aver capito che cosa voglio fare io di questo, del mio canale Twitch ringrazio davvero e non posso chiedere di meglio e è successo che beh è successo tutta quella faccenda sul, sul fatto che mi si è rotto il pc e io mi sono sentito mi sono sentito male perché ero convinto di non poter più eh, fornire eh, quello che mi stava piacendo fare a tutti voi e invece pian piano voi siete rimasti siete rimasti tutti. Eh, e mi avete fatto compagnia. Avete aspettato, avete atteso. Siete stati più. Siete stati più teneri della volpe che ha aspettato il piccolo principe. E vi ringrazio veramente tanto per questo. Vi ringrazio davvero tanto. No, no, tranquillo, tranquillo, Luke. È tutto a posto. E detto questo: detto questo, io mi auguro. Io mi auguro di. Io mi auguro di andare un pochettino più avanti qui con Mass Effect, perché onestamente... Scrivo clap a clap sono un'altra cosa, sì, in effetti. Sono leggerissimamente male, tipo, per tutto novembre. Mi dispiace, Luke, mi dispiace davvero tanto, comunque. Abbiamo fatto peggio chini con l'Xbox, vero, Tifa? E che pensi che un PC non funzionante basta per liberarti di me? No, infatti, te sei, tipo, peggio delle guardie della metro. <ride> a proposito, no, come, come è stato a moglie? Eh? State tutti bene in famiglia, Loris? Tutti bene? Nah, mamma mia mi mancate così tanto veramente ogni volta mi mancate così tanto grazie davvero, grazie davvero a tutti io mi auguro che almeno questo dicembre inizi, inizi nel, col migliore dei propositi e termini con una speranza anche per l'anno prossimo che possa essere davvero davvero buono per tutto detto questo non da andare a la stanza cattiva, lo scopriremo solo giocando. Comunque adesso ho un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera, e spero tanto che tutti siano sinceri qua in questo momento. E niente, <ride> il nastro rosa for the win. <ride> Suoni attivi, musica che va... che va via... Eccoci qua, siamo pronti. Mi un posto sicuro, poi c'era l'oponorizzato con le battute. <ride> Mamma mia ragazzi, tutto bene, grazie. Io ho un po' dalla influenza ma va bene. Oh, me l'hai detto infatti questa cosa. Era un po' effettivamente che tu stavi un po' male, o sbaglio, o sbaglio. Mi dispiace comunque, davvero. Mi dispiace, mi dispiace davvero comunque per, per quello che stai passando. Comunque uh, vado a lavorare al PC. Ok, dai Luke. Ciao, stammi bene, stammi bene. Sammi bene, mi raccomando. Allora, torniamo qui. Con Mass Effect. Speriamo questa volta di, di azzeccare il. Uh, di azzeccare un po' le tempistiche. Perché vorrei fare quantomeno una del. Uh, il secondo del cazzo quello è stato davvero qualcosa. Eh, infatti, sì. <ride> Abbiamo scoperto tutti, solo che nessuno l'ha capito. <ride> ci farà altri videogiochi in merito. Sempre con lo stesso titolo. Allora, ci siamo. Ci siamo. Vediamo un po', vediamo un po'. Tanto saliamo. Saliamo qui. Torniamo direttamente al nostro. Fido. No, non era questo. Uh, ogni volta mi dimentico sempre il. Ah, lo spazio, ecco. E poi. No, scusate. Questo è per il Q. Ah, volevo tornare indietro. Eccolo qua, la Normandy. Finito il party. Sì, um, purtroppo quando. Purtroppo quando carichi il salvataggio. Eh. Purtroppo succede questo. Allora. Ah, un altro messaggio. Mm -hmm. Ditemi se sentite il gioco a proposito. Ah, ok. Ci hanno detto comunque un po' bassino. Adesso lo alziamo, non c'è problema. Anzi, vi ringrazio comunque che mi dite: eh, Come stanno come, come si sente l'audio in live? Perché veramente non vorrei che fosse troppo, troppo basso ogni volta. Allora. Direi che questo dovrebbe andar bene per tutte Vediamo un po' <ride> Cazzo di lingua Ma perché ogni, ogni tanto c'è l'autobot che Che prende, piglia e fa E decide di, di bandire parole che non servono a niente Ieri hanno pure pubblicato la quinta pace: Bardus Gate Ah sì 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 Avevo detto questa cosa qui Che effettivamente c'ha la cosa che mh, aggiunge direttamente tanto altro contenuto post-game che, che ti permette di rigiocarci ancora e ancora, veramente, onesto. Capolavoro per loro, capolavoro per loro davvero tanto. Ah, è vero, scusate, devo controllare ancora una cosa per... Andiamo un po', Journal. Vediamo un po'. Eh, recuperare i dati, indagare sui campioni? No. Allora, Vir, allora Vermeier, per il momento ancora non ci... Eh, ancora non ci andiamo per il momento perché... È praticamente il punto di non, tra virgolette, non ritorno. Quindi proviamo a andare. Andiamo a vedere direttamente per il condotto. Devi esplorare Efero. Snow, veri all'ammasso Artemis Tau e Virmire per trovare degli indizi. Che possiamo parlare del condotto prima di Saren. Uh, hmm, hmm, Ok. Direi a questo punto di allora. Comunque mi eri mancato. Crono. Eh. È... Mi dispiace che tu non ti sia presentato più di tanto, Luke. Sono contento comunque che tu sia tornato. Ti sia tornato, veramente. Sono contento. I'm losing it. <ride> allora, torniamo indietro. Dunque, vediamo un po'. Tanto fatemi vedere un attimino. Eh, perché ci sono un sacco di missioni che ancora non ho fatto. Perché eh, Mare Marrone. <ride> io, quando gioco, io quando gioco a. Eh... Mare marrone c'è uno che si chiama Matano. Ma che è davvero? <ride> C'è un pianeta che si chiama Matano. Che non sapete, Matano era quello che faceva le, le, le puzzette in faccia alla gente. Neanche a farla apposta. C'era un Un punto, non mi ricordo. Forse è questo, una Masso Exodus, probabilmente. Asgard, non mi ricordo. Frank, sei tu? Esatto, Nebu. Esatto, Nebu. <ride> Frank Mattano Era proprio lui Proprio lui Frank confirmed Esatto Abbiamo trovato il pianeta dove, dove abita Frank Mattano Abbiamo trovato proprio Il sistema dove abita Frank Mattano Penso un po' Frank Zappa Minchia Quanti bei ricordi Probabilmente sì Zero Anzi no No zero Ale Punto esclamativo P Per cortesia <ride> <ride> Ecco <ride> Un pianeta nebuloso, molto nebuloso. No, è una gigante gassosa. Quindi, <ride> neanche a farla apposta. Ah, cavolo! No, 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 non, non volevo prendere questo. Non volevo prendere questo. No, 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 no. E volevo prendere Garrus. <ride> Il garrulo Garrus. <ride> Ancora meglio Un pianeta a me. <ride> Perché sei gassosa? Sei gassosa. <ride> ok, questo dovrebbe essere Bring Down the Sky. Eh no, infatti Aspetta, chiedevi ancora crono è il crono del segretario <ride> Esatto, esatto, ma qua c'era Oh, nebuloso Il mondo zappa di Killer is Dead <ride> mondo zappa, non me lo ricordo Ah, non ci ho mai giocato effettivamente a Killer is Dead Non ci ho mai giocato a Killer is Dead che Per cui sì, sono alquanto gassoso <ride> Se poi Kisser. <ride> cioè, dopo lo sprizzino, magari gassoso un pochino Eh, visto, te l'ho detto io. Ok, questa dovrebbe essere la missione di Bring Down the Sky. Se non ricordo male, e... dovrebbe essere. Vediamo uh, un po'. Dove... Sì, è questa, è questa, è questa. è la classica missione all'Armageddon. Letteralmente. Ok, dovrebbe esserci. Uh. Eccola, là. ci sono le torrette, dobbiamo fare fuori le torrette. Ricordavo benone. Dovremmo avere abbastanza livelli Un livello di esperienza abbastanza alto per. per ce la cavare. Dopo io e moglie ci facevamo l'idromele caldo. Minchia, che buono. Madonna, che buono. Comunque, non è mai parlare che nella campagna di DD che, che sto giocando. Se chiami un asio, Mike, buongiorno, esplode. È stato l'idea del Buster. Ma perché? Per quale oscura ragione? Per quale motivo? Aspettate, che qua sono nel bel mezzo della merda, signori. Sono nel bel mezzo della merda, signori. Ecco qua. <ride> Madonna santa. Oli. Buono. Ce ne dovrebbe essere un altro, quello lì. Io ormai li faccio giusto per i punti esperienza a questo punto. Ah, ok. Si era bloccato un attimino, non capivo come mai. Si vede che avrò miscliccato fuori come al solito. Se, nel bel mezzo del cammino di nostra vita. <ride> cioè, nel mare marrone. Ci sono fino al collo nel mare marrone. E meno male che ho imparato a fare, ad andare in apnea in tutto questo. Sì, siamo abbastanza forti, dai. Siamo abbastanza fortini. Ok, siamo così fortini che abbiamo un intero castello intorno a noi. Comunque ho l'influenza, sto con tipo 39 di febbre e tutto tappato. Oh, mi spiace, mi spiace davvero. Io ho fatto l'influenza tipo due settimane fa. E Madonna santa esperienza che non vorrei mai più ripetere nella mia vita. di DD un giorno comincio a ruolare in solitario. Uh, che personaggio. Io di solito vado con i personaggi melee, quindi tutti picchiatori bastardi, assurdi, o comunque con. o comunque tipo maghi guerrieri, quindi che, abbiano, che comunque conoscono un po' di magia e che facciano male. Vi taglio ieri notte, stanotte devo già lavorare. No, mi dispiace. Salve. Ho interrotto qualcosa di bello. Ah, i Battarian. Copà, <laughs> copà! Wow! Ok, sì, eh, questi vanno giù. Vanno giù come burro questi. Siamo molto più forti. Le <ride> ultime parole famose. Siccome però l'ha detto uno che si fa, che si fa le canne, le ultime parole fumose. E ovviamente se riuscissi anche a sparare non sarebbe male in tutto questo. Ale. Ok, devo rievocarli Venite a me E vi curo anche già che ci sono Ah, non abbiamo più medkit Yeah, che bello Allora, scusate eh, F2, F3, F4, quello qui Sto cercando di impar imparare a masterare Quando capisco bene come funziona ti trascino in una campagna Uh, non vedo l'ora, guarda, davvero Sai che non ho mai giocato? Oh la madonna io <ride> ho, ho cucinato facendo esplodere il reattore. Avevo dimenticato che quel reattorino lì si poteva far esplodere. Ok, questo mi sta dando il culo. E noi glielo buttiamo dentro. Voilà, morto. Ah, i batteri non tornano in vita. Dopo tot. Ok. Morto, anche questo. Questo era un po' deboluccia. Mm. <ride> Invece a casa con una febbre, mica. Mostrava il ghiatto ah, Anche sì, perché no? <ride> Cos'è, Giat, Clingoniano per culo. <ride> no, però, Garrus, co cortesemente, non, non ti mettere in mezzo, eh. Va bene tutto, però. Questo era porno. Ok, se è porno levo, dai. <ride> dai, forza, su. E anche questo è morto, ottimo. Ok, attenzione. Ah, quindi era letteralmente Klingoniano, non mi stavi prendendo per il culo come tuo solito facoceraio. Garus che cava sempre in mezzo alle balle. Eh, come le... Come... Guarda, sempre in mezzo alle balle è come il cazzo, veramente, guarda. Ta tagliati via! No! Fai il metodo Lorena Bobbit per cortesia e vattene via. Cioè... <ride> Madonna santa. Non ho detto niente, ma sto puntando a fare un'avventura... Con un lupo protagonista usando l'ombre, vorrei fare una campagna fantasy mischiata, ispirando a varie opere tra cui Dark Souls, Elden Ring, Signore degli Anelli, Bloodborne. anche Kingdom Hearts, visto che vorrei trattare anche di esplorare vari riami con culture diverse di peresplorazione del mondo. Sympatico, hm, simpatico, Simpatico, davvero, simpatico. Mi chiamano il, back, il backshot taro matto per un motivo, perché sei klingoniano, Facucerai, è per quel motivo lì, vero? È per quel motivo lì, lo sappiamo tutti che è solo per quel motivo lì. <ride> No! solo, un attimo solo scusatemi ma sto avendo dei problemi con il microfono praticamente si è, si è staccato completamente il microfono mentre io, stavo, mentre io stavo spostando una roba non chiedetemi che cazzo abbia fatto ma si è completamente disattivata, adesso non so effettivamente come, eh, come, fare, come far sì che effettivamente ritorni il microfono che uso di solito e adesso fatemi vedere un attimino se riesco a eh, che cavolo veramente, no? ma di tutti proprio questo doveva capitare, viva allora, un attimo solo che arrivo, scusate. Perché qui intanto nel frattempo sto facendo le prove per, per... Non è quello nuovo per fortuna. Non è quello nuovo per fortuna. Quindi proprio non ci sono problemi di questo tipo. È PC che dà problemi. Ah, può essere, ma può anche essere, non è quello. Male. No, è punto esclamativo male. È punto esclamativo male. Lo sapete ormai. Lo sapete che è quello. Madonna santa. Ok, vediamo un po' se adesso mi Come sentite. Sto andando, scusi, male per Dio. <ride> adesso mi dovreste sentire però, se non sbaglio, ve? Adesso mi dovreste sentire un po' meglio. Perché adesso mi dice che si è riattivato il il suono, si è riattivato quello quello buono, insomma, ok. Vi spiego cosa è successo. Praticamente per un'oscura ragione eh, mio avatar, non ti preoccupare che adesso, adesso torna. Ecco qua. Eh, oh no, vi sto, rov -vi sto rovinando l'immersione. Ecco tra. qua. Cioè. È un armato di oh no, ho rovinato l'immersione. Scusate, l'immersione. Eh, so parlo, avete visto? Non sono più uno spirito. <ride> no, ok, adesso mi sentite bene. Dai. No, per qualche oscura ragione, quando ho spostato tutto quanto, mi si è sganciato. Si è svampato, signor. Si Però tutto a posto. Non si è rotto, non si è rotto. Quello nuovo sto aspettando a, ad utilizzarlo perché voglio essere sicuro di non, di non far cagate e di non. Wow, attenzione. Voilà, eccoci qui, eccoci qui. Ciao Ma, bentornata intanto. Buonasera. Ciao, ciao. buonasera. Senti, che buonasera Non, ti sento, non mi sa perché ciao. è ridotto. Ciao, è arrivata anche mia madre nel frattempo che era uscita. Ciao, bentornata Ma. Grazie. Buonasera, Mamma Crola, dicono tutti. Ecco. L'hanno sen sentito, è tornata Orania a casa, perfetto. Ciao, ciao Ma, buonanotte intanto. Ciao, corona madre, perfetto. <ride> allora, intanto fatemi recuperare un attimino tutto quello che c'è da fare. Perché so che qui c'è. Eccolo qua, proprio questo, il propulsore che va disattivato. Disattiva il propulsore. Ok, momento. Eccolo qua. Perfetto, ce l'abbiamo fatta. Chi è che parla? <ride> che bella questa cosa perché adoro questa cosa qui che dobbiamo assolutamente trovare il modo per salvare questa queste persone che è letteralmente una missione alla è letteralmente una missione alla alla come si chiama? all'Armageddon. All Io ho un po' di blocco vado a stand, Mi torno tra un po'. Ok, nebu, ci vediamo dopo. Però lì la Nomega era abbastanza divertente, ammetto. A me, allora, ho visto il Predatore dell'anno Omega per chi non lo sapesse è un B-Movie che è stato girato fondamentalmente nella, sulla nettunense, tutto sulla nettunense del Lazio. e È un film che farà sorridere i più. Perché, giustamente, è una roba. Eh, una roba molto discutibile, con qualità altresì, discutibile, e tutto. Però, era, era bellino da vedere perché, comunque. Era, era bellino da vedere perché comunque era. Il classico film senza pretese, eccetera. Nel Lazio, sì sì, nel Lazio. Alcune scene sono state girate proprio nel, nel Lazio. Se non ricordo male, addirittura c'è proprio un tratto specifico che è della, della Nettunense. E lo riconosco perché comunque c'è tipo un piccolo gobino dove, dove, spor dove sporgono eh, le radici. E quel dettaglio lì mi è rimasto impresso perché all'epoca lo, lo percorrevo tanto. Lo percorrevo davvero tanto quel... Quel, percorrevo tanto quella zona lì, giuro. Non, non, sto non vi sto prendendo in giro. Mi sta salendo gastrito, finito gastritto, freddo le ossa. Vi saluto. A dopo, Maricò. A dopo, Maricò. Ci sentiamo dopo. La moto, poi è bellissima. Fra parentesi, che cazzo l'ha partorita davvero? Allora, fatemi vedere un attimino dov'è che devo andare. Perché ha detto che era da era da stipizi. Se non ricordo male, fatemi vedere un po'. Ok, ci sono diversi punti dove posso andare. Detto che ce n'è uno, probabilmente. Ok, di qui. Così, ok. Siamo pronti, intanto, mettiamo via le armi, perché sì, ecco qui. Ah, che poi tra l'altro, lo spazio, che palle io voglio tagliarmi, eh, Luke. Io capisco tutto quanto. Però. Eh, capisco tutto quanto, mi dispiace quello che stai. Quello che stai passando. Però mm, non. Cioè, mi dispiace che tu stia esprimendo anche questo tipo di, di messaggi. Capisco il tuo disagio completo. E eh, Pensa a distrarti, eh, a distrarti guardando, eh, guardando quello che sto facendo, davvero. Luke, veramente. Mh, ti, ti voglio chiedere comunque di limitarti perché c'è gente che comunque può avere eh, delle situazioni di. potrebbe avere dei trigger molto specifici. Quindi ti chiedo giusto. Capisco tutto quanto, però davvero. Eh, hai comunque il mio supporto, questo non te lo nego. però messaggi del genere, per cortesia. Eh, capisco che magari una, se c'è una situazione d'emergenza. Eh.

Chief engineer on this rock. Listen, we don't have much time. The Batarians fired up the fusion torches. You've got to shut them down before we hit Terra Nova. There are four million people down there, Shepard. I. My family. They live in Aronas. My kids and grandkids. Nice communities, good schools. Hmm. I don't have time to do the math in my head. What happens if we don't stop this rock? X-57 is 22 kilometers long, twice the size of the asteroid that wiped out... It's literally Armageddon, this. It would be like millions of fusions... It's literally Armageddon's plot, the The heat will last. A thousand kilometers away, clothes will ignite. There'll be global wildfires. Air shock will flatten everything for hundreds of kilometers. Cats and dogs living together, mass hysteria! The planet, the whole climate shift, mass extinctions, the ecosystem won't recover for thousands of years. Millions... This doesn't make any sense. Batarians run criminal gangs, unethical but profitable. They don't destroy worlds. What is this game? Though? I've heard all the stories: slave rings, ranching people like animals, pirate bands, burning colonies to the ground. But this is the Citadel conventions forbid asteroid drops. I never thought the Batarians would go this far. Most Batarians aren't genocidal madmen, but these are terrorists.

Give hmm, give Visto i gruppi di verso i propulsori, ok. Quindi bisogna andare direttamente dove c'è. Dove ci sono i propulsori. They <ride> stanno avendo un po' tutti zero. <ride> infatti c'è, infatti anche Lubalda la sta guardando e dice e "Hai qualcosa sul volto? No, no, tutto a posto." <ride> Ok bisogna andare, a bisogna andare a chiudere i propulsori. Okay. ok Ok Come mai tu non li puoi disattivare, però. Non da qui Our manual controls by the entrance to the torch facility inside the blast zone. You can disarm the caps there. One last thing. I had a crew working off-site when the attack hit. I'm worried about them. These Batarians are ruthless. I saw them smash the faceplates of guys working vacuum. And those Varren. I don't think they always wait for a corpse before feeding. Hmm. I'll look for them. But the torches have to be my priority. Saving Terranoa was more important than my team. There were a bunch of engineers over at the main facility, but they're probably all dead. That, are being held hostage by the Batarians. A woman named Kate Bowman contacted me. The Batarians haven't found her yet. Katie's alive. She's one of my best engineers. She signed on with her brother, Aaron. I think his name is. He's part of the security detail. Mm. Tanto gli diciamo di andare and yeah. I think I'll make Good luck, <laughs> Ok, siamo pronti Esemplare più due, perfetto Intanto usciamo e andiamo direttamente dove ci sono tutti i propulsori Questa parte qui Che io ricordo era abbastanza lunghetta. Cioè non lunghissima, ma lunghetta sì lo era Perché praticamente dobbiamo andare dove ci sono tutti i propulsori E dobbiamo disattivarli uno a uno i propulsori sono: 1, 2 e 3. Sono tutte e tre, tre queste tre strutture qui. Io direi di andare direttamente a quella più vicina, che è questa. Non mi ricordo se ci sono. Se è quella quella con le. Eh, con i. come si chiamano? Con. Eh, praticamente col campo minato tutto intorno. Con gli esplosivi. Eh, con gli esplosivi. Devo vedere. Devo vedere. Non che tanto ci arriviamo. Nel frattempo. Che bella che è questa scenografia. Veramente. Lasciami un attimo che stasera non vorrei pensare troppo a quello che ho visto in chat. Fai bene, Ale, vai tranquillo. Comunque vedrai che si calmano tutti adesso. Adesso si calmano sicuramente tutti. Ok, no, quello è il campo minato. Ok, quello è il campo minato. Prosegui con la missione. Ok, oh, ecco eccone uno. Aspetta, attenzione perché qua ci fanno Eh anche a me infatti dispiace per uh, Anche a me dispiace per uh, A me dispiace per tutti e due onestamente Credo che comunque la situazione si possa risolvere nel, nel migliore dei modi possibili Oh cavolo Ok No 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 non voglio andare qui Voglio andare dall'altro onestamente E andare da quell'altro onestamente Andiamo io ho puntato direttamente dall'altro di, di reattore Grazie boykisser La stanza cattiva si traduce in latino Cubiculum malum E chi parlava latino? I nobili medievali Che mangiava i nobili medievali? Il pane bianco Io mangiava il pane bianco? Eh, le classi alte Chi aveva le classi alte? L'antica Grecia L'antica Grecia si faceva sommitiranica eh, Vabbè ok l'impero romano a una certa ho perso il filo, <ride> treno. A una certa ho perso il filo. Avvi pazienza. È <ride> diventato troppo prevedibile. Comunque, complimenti per le, per, per le associazioni. Complimenti davvero. Allora, intanto. Andiamo di qui. Saliamo. Ok, eccoli lì. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Via 1 Madonna, la situazione che si sta. Testa. Sta diventando sempre più critica. Ah. Tra l'altro, è fattibile. Sì. <ride> 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 mm. <ride> Beh, Shinji. Io non posso fare altro che stare qui ad annaffiare. <ride> Però, quanto a te, quanto a quel che non puoi far che tu, per te qualcosa da poter fare dovrebbe esserci. <ride> ma non ti costringerà nessuno. Pensa da te stesso, decidi da te stesso che cosa tu stesso possa fare. Eh, non ha detto il resto, beh, che tu non abbia rammarichi. Comunque davvero, cioè. Io continuerò a difendere quella scelta stilistica, ma continuo a pensare che davvero è. Eh... Avrebbe potuto renderlo molto molto meglio. Tutta quella tutto quell'ambaradanino lì. Avrebbe potuto renderlo molto molto meglio. E che lui avrebbe, cioè, onestamente, l'adattatore di Neon Genesis Evangelion nuovo, ovvero Cannarsi. Che poi è anche quello che ha fatto tantissimi adattamenti per, per i film della studio, dello studio Ghibli. E avrebbe potuto fare molto meglio. Onestamente, so che comunque. Cioè. Ha fatto ridere e me ne rendo conto, perché anche a sentirlo adesso fa veramente. Fa, fa, potrebbe far ridere, è discutibile anche come, come, come scelta linguistica. Però poteva usare. Eh, Luke, eh, non bestemmiare in chat, grazie. Un pochino, un pochino calmi tutti quanti questa sera, capisco tutto, eh. Vi ringrazio, ma un pochino calmi tutti, grazie. Buona serata, Ale. Buona serata, buona serata, stai bene. <ride> Devo cercare di far lasciare via quel brutto pensiero Vai tranquillo Ale, fai benissimo Grazie comunque per essere passato lo stesso Non la difendo, fa parlare tutti gli altri Nello stesso modo non glielo perdono Anche quello è anche un altro difetto di quel tipo di È un altro difetto di quel tipo di, di adattamento E onestamente capisco anche perché possa, fare... possa essere molto discutibile Eh, come aveva chiamato... Lo so, però comunque rasenta la bestemmia, lo sai, Luke. Lo so. Eh. Attenzione qui. Ok, là. Ok, voilà. Eh, di nuovo. Perché clicco, clicco dove non devo. Oh God! Oh God! Oh God! Sahaba! Holy shit, Sahaba! Thank you so much for the raid! Oh my God! Thank you so much for the raid! How's it going, everyone? My name is Chrono Maestro. I'm currently having an Italian stream. I'm trying to I'm trying to I'm trying to play bass effect, but I usually do uh, I usually do live streams in Italian and in English. I do live streams in, in English on Tuesdays and Thursdays, and we were playing. We're gonna be playing Kingdom Hearts up until Gone. the very it's end, and uh, we're gonna be <laughs> we're gonna be playing it on Tuesdays and Thursdays. I usually stream from Sunday to Friday from twenty thirty CET, uh, CET plus sorry CET, which is GMT yeah, plus one, yeah. and up so until midnight and a half, and. Uh, I usually stream from Sunday to Fridays. I bring... I'm a variety streamer. You could say I'm a variety streamer. I play RPGs, JRPGs, FPSs, and uh, adventure games. You name it. <laughs> You're being for copyright infringement. What does the fox say? <laughs> thank you so much for the raid. I wasn't expecting it. Oh my god, thank you. You're super sleepy. Go to bed, Hama. Hama, go to bed, please. Oh, oh my god, Hama. I'm so... Why do you? Why do you break me so? Why do you break me so? <laughs> I love you, buddy. Thank you so much. Thank you so much. Good to see you too, Zara. Can we please give a shout out to all the lovely people who stream here in this chat? So that that includes Raphael and RC4000 and. Who else, who else? Oh of course Super Sahama because he really is a How am I going to bet exactly anti-common sense. Thank you for the follow everyone! Thank you for the follow, dread, dread Demon. dream demon, sorry, dream demon and dead space wolf and zaid. Fortunately tonight we're gonna be playing in Italian, but you could you can actually join us for on Tuesday because we're going to <laughs> all the lovely people who stream here. Thank you, thank you, Zero. You're too kind. Uh how how you doing? Welcome back, how you doing? How's it going? So we're gonna be playing um, Kingdom Hearts on Tuesdays and Thursdays until the very end, and then we'll see what kind of other games we can actually play in English. Because as far as as far as you can tell, I'm bilingual. I do bilingual streams in Italian and in English, and I try to do my best to keep this uh, to keep this stream uh, safe for everyone, so that everyone can actually talk about their own, uh, you know, what's going on in their lives and uh, get the, get the help and support that they deserve and need. So in case you in case you're wondering. I'm feeling. Oh, I'm doing okay. Still feeling a bit sick. Oh, I'm sorry, buddy. What happened? What happened? want to talk about it. Like I said, we're going to be talking in Italian, but you can still talk to me in English. You can still talk to me in English. You can still interact with me in English. I can easily switch from one language to another. And this is a safe place. If this is the first time you're in this chat, please introduce yourself with your, pre with your pronouns and have fun. We're doing the. Uh, Bring down the sky. We're doing the Bring Down the Sky DLC adventure for Mass Effect, the first one. Which I don't know if you've ever played it, but I never. Ha I mean, I managed to only play the first one, and I played it badly, to say the least. And we're gonna be playing even the other two as well, but just not now because I wanted to make to let some time pass between one adventure and another. And uh, we're gonna be playing all of, all three of them, no exception. We're not gonna be playing. Uh, we're not gonna be playing the. Um, we're not gonna be playing the um, Andromeda. We're not gonna be playing Andromeda. That's for sure. We're only be playing Mass Effect one, two, and three. And uh, next week for the Italian se section of the stream, we're gonna be playing uh, Silent Hill three for the first time because I I played it like many years ago and uh, would love to actually play it. In it oh shit! Okay, this is getting very intense. Sorry guys. I would love to actually. Uh, play with you guys and because there's a lot of things that I mean I played the the second one and we played it for the first time here in this channel because I never played it in my life and uh, I would love to play this the third one so I'm not being around much just being unwell it's okay Zara is there anything I can do for you buddy if there's something I can do for you just ask okay just just say the word really just say the word god okay this is getting oh god this is getting so intense this is getting so intense and I Okay, this one is dead, that's good. We also got a new level. That's cool. Okay, first off. Regroup. Switching to a more powerful boomstick here. Echo qua Yeah. Come on. Why isn't that one... Oh, Oh god. Dead, 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 dead. Good, good, good. Oh, uh, Alright Perfetto Adesso violazione qui perché voglio vedere che cosa c'è... Ah, voglio vedere se riesco a decrittarlo. Ah. Wow questo è difficile. Ole, ce l'ho fatto. Just running some meds and stuff still here. Is there anything like, okay? I hope it's. I hope it's all like. I hope it's all fine on you, Zara. I hope it's all fine on you, Zara. Really. Again, you can you can ask me anything. If you if you really need anything, just ask. Okay, I'm here for you, buddy. I'm really, really here for you. Okay, is that the other proposal? one down. How would you know that? How would you know that? Well, I kind of saw that. <laughs> I've kind of seen people laying around with bombs. Come <laughs> fai a dire che ti stanno cercando di far esplodere tutto? Beh, ho visto gente con, le, con gli esplosivi. Ok, convincente. torches? Esattamente Auli con Impressis Monochicista. Thank you, Steam! Thank you stream, stream novei. Sorry, stream nove, Johan. Stradino Veyuan That's a very nice nickname actually Thank you for the follow This is the first time you're in the chat Please introduce yourself this deal with it. Is this a Ah ok here. Ok uh, Grazie per aver avvisato uh, Se qualcuno può contattare per cortesia uh, Luke Furcato Comunque Puoi anche cercare di avvisarlo tu eh Puoi anche accentare anche tu Boykisser Vai anche tu, per cortesia. Ok, va bene. Se qualcuno può contattare... Se qualcuno può contattare Luke Forcato. Per cortesia. È, è un'emergenza. Grazie mille. Ok, non ti preoccupare, Boykisser. Va benissimo così. È già tanto, comunque, quello che hai fatto. Ne... Ok, Luke. Uh, voglio, essere... voglio essere abbastanza franco con te. Se c'è qualcosa che non va... Eh... Io sono qua per te. Mi dispiace per quello che stai passando e onestamente si è creata una situazione abbastanza, abbastanza surreale in chat, capisco perfettamente che comunque voi vi fidate di me e sono contento che voi abbiate la volontà di parlarne con me, però noi siamo qui mh, no, ormai vabbè, ormai è andata, lasciamo a perdere. Va benissimo. Anzi no, cancella, va cancella, cancella, cancella in ogni caso. Però quello che volevo dire io, quello che voglio dirvi io è eh, per cortesia, se c'è qualcosa che posso fare per te, Luke, mi avvisi direttamente, mi avvisate in qualche modo. Se c'è qualcosa che posso fare, per cortesia, parlatemene direttamente in Safe Space. O comunque eh, l'unica cosa che ti posso dire, Luke, è che voi eh, kisser, per cortesia. Non c'è bisogno che tu dica in maniera così esplicita quello che sta facendo. Ho detto prima che c'è gente che ha dei trigger molto specifici. Per cortesia, venitemi incontro in questo momento. Vi chiedo un, un po', vi chiedo un attimino di starmi a sentire. Vi chiedo un po' di appoggio da parte vostra, per cortesia, da entrambi in questo momento, da entrambi, da tutti e due, in questo preciso istante. Io capisco che avete avuto un trascorso. Io capisco perfettamente che siete, siete stati entrambi male. Mi dispiace per quello che avete passato. Mi dispiace anche a me. Però ve lo chiedo esplicitamente. Non sfogate quello che, quello che è un vostro problema fra di voi, non lo sfogate su tutta la chat. Io capisco, io capisco che è una situazione molto grave, capisco perfettamente. Noi siamo qui, io sono qui perché sto cercando di darvi un po' di tranquillità, però chiedo che questa tranquillità sia estesa anche a tutti gli altri. Se c'è un'emergenza. Io fermo qua la live, io fermo qua la live e faccio qualcosa. Non sto facendo una ramanzina. Non è una ramanzina, perché non sono vostro padre e non sono nemmeno vostro, un vostro genitore. Però vi chiedo di comportarvi da persone responsabili, l'uno per l'altra. Ve lo chiedo gentilmente, molto gentilmente. Ve lo chiedo molto gentilmente per tutti e due. Perché capisco che siete rimasti male tutte e due. Capisco che. Non voglio entrare, non voglio entrare nel merito della, del vostro rapporto né tantomeno di quello che succede, perché già così è imbarazzante per me. Però se volete una mano, io ve la do. Se volete la mia mano, collaborate però anche con me. Spero che ci siamo intesi. Scusate però, davvero, non mi, piace, non mi piace interrompere così la situazione, però se c'è un'emergenza io ti posso capire perfettamente, Luke, io ti capisco, capisco quello che, stai, che sta succedendo e quello che stai passando, mi dispiace. Se c'è un problema ne parliamo un po' tutti, è necessario non ci facciamo problemi, certe volte è necessario, ok, meno male treno, grazie, però capitemi tutto, capitemi tutto. Prima ho fatto un discorso molto specifico perché volevo che venisse ascoltato da tutte, che, che fosse steso Urbi e Torbi a tutte quante, ok? Io mi auguro, io mi auguro che ci possa essere comunque una collaborazione per tutte quante, fra tutte quante, perché così possiamo rendere il luogo sicuro per tutte. Io capisco che è una situazione... Eh, io capisco che è una situazione abbastanza difficile per tutte io lo capisco, lo comprendo io cerco di fare del mio meglio per starvi vicino io purtroppo non posso fare niente in questo momento più di tanto perché sono soltanto uno streamer dietro, da, dietro uno schermo mi dispiace per quello che sta passando Luke Forcoto davvero, ci sono passato anche io non nei tuoi modi ma ci sono passato anche io e l'unica cosa che ti, posso dire è che, ti, che ti posso dire è che da me hai tutta la mia comprensione e che non ci sarà bisogno di dire questo tipo di cose perché quello che è il mio, il, la mia volontà di far star bene tutti, riguarda tutti, nessuno escluso. Quanto a Boykisser, cortesemente, non entrare troppo nel dettaglio. Non entrate, non entrate nel dettaglio di queste cose, perché è doloroso, perché è irrispettoso per tantissime cose, e soprattutto è anche una faccenda che riguarda Essenzialmente una persona. Noi siamo qui perché possiamo dare una mano a questa persona, a chiunque chieda una mano. E va più che bene. Però vi chiedo cortesemente, vi chiedo cortesemente di collaborare con me. Da persone responsabili quali voi siete? Perché so che siete persone responsabili tutte e due. Detto questo, scusate, dovrei riprendo un attimino la live. Eh? Riprendo la live, davvero, scusatemi. Allora, usciamo di qui e andiamo a vedere gli altri gli altri gli altri tipi Grazie Darkino. <ride> <ride> e, niente, tre, e niente anche Treno che cerca in tutti i modi disperatamente di, di far suonare il, il crawling. <ride> Madonna santa. Allora vediamo quanti. E ok, Luke, capisco perfettamente e mi auguro che anche tu abbia capito perfettamente quello che intendo, vero? Perché so che dietro a quello che tu scrivi, This is the DLC exactly, RC? This is the DLC. Io so esattamente che dietro a tutto quello che scrivi a livello di tutto è scaturito comunque una situazione di, di dolore interno, personalissimo. Ed è la stessa cosa che vedo, è lo stesso tipo di dolore che vedo anche in Boykisser. Io voglio bene a tutte e due, e mi dispiace che entrambe siete in questa situazione qui. Entrambe. Io vi ho visti entrambi crescere in questo canale. Siete cambiati tantissimo da che vi conosco. In positivo. Siete due persone meravigliose. Siete due persone assolutamente. Eh, che mi avete fatto compagnia, vi siete, siete stati davvero vicini nel momento del bisogno. Siete, se, siete state delle persone assolutamente. Eh, assolutamente. Non mi avete fatto capire. Yeah, sure. Yasher, I definitely have to say. Thank you, thank you, RC. I love it when you remind me of that. Io capisco perfettamente. Eh, beh, io lo penso così di te, boykisser. Questo è già un inizio. Quindi considera anche questo: da parte. Considera. Considera sempre questo, considera le persone che ti vogliono bene, boy kisser. Considera sempre le persone che ti vogliono bene. Poi il resto vengono. Poi tutti gli altri vengono. Quindi. Eh, io ho cambiato in meglio quando mai. Beh. Eh... Si è cambiato... comunque tutti cambiano in meglio su tantissime cose, per esempio. Aaaaaoo There's reason I told you that. Yeah, thank god I actually saved. I I remember that, but I thought I could I thought I could actually get around that by either making it explode or you know just make it so I could. But I don't I asked I honestly don't remember the eh appunto Appunto. Dai, se tutte due. Yeah. Apparently, <laughs> and, and there it is. Yeah, I know. <laughs> I feel like I feel like somehow somehow there's gonna be like oh shit. There's gonna be like a, a moment where uh, Meryl from from El Gear Solid One is gonna pop up in my uh, in my uh, in my codec and say, oh hey, there's there's mines everywhere. Like yeah, no shit. I can see that there are mines here. If only I could... I was having flashbacks of the, those minds are the panic. Oh yeah. Comunque davvero. Davvero Luke Forkato. Hai capito che cosa intendevo dire io? Sì sì infatti. Oh come on! Even ABOVE bother? Really? Did they really mind the real the living shit of this area? Are you freaking serious with me? You're gonna be shitting me! You're gonna be fucking kidding with me! You can't be serious with me! What the hell? Are you willing to tell me that they had all the freaking technology to get all the way up here and let everyone get fucking mined up off their asses? You're gonna be fucking shitting me. What the hell? I think you have to go on foot. Yeah, probably. That's the idea. I, I thought I was. I thought I could do that without. Because I know that if you just. You can just walk around somehow, right? Yeah, I think there's like a walk around. There's gotta be like a walk around somewhere. Maybe. Please don't explode. Okay. Okay. Good. Yeah, I'm supposed to go. I'm supposed to go on foot. Thank you for reminding me. The ah, shit Ugh. Forgot about the the proximity mines. Forgot it's a proximity mine, of course. Uh, well that what can I say? It's a living. It's a living. <laughs> no you zero me dead? <laughs> sure, you surely you chest. I'm as alive as a butterfly being nailed on a cross <laughs> Oh no, don't you do that again. Don't you don't you dare? What is 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 that? Is that this? Is it this, really? Buono sclero semmai Nah That's not gonna happen Non mi vado in cazzo how, how the hell do I Bello bello boykisser kisser Bello boykisser kisser Sono proprio contento propongo di mettere un riscatto a Crono a 20.000 punti solo per treno. Facciamo anche 200.000, così li spende tutti lì. E poi voglio vedere lì... Voglio vedere lì... Eh, il crawl, eh, voglio vedere poi treno, che, deve, che è indeciso fra... Che faccio? Premo direttamente 200.000 o vado direttamente per tutti gli altri... Oddio. Oh, Black Rose, welcome back! How are you doing, girl? Please give a shout out to Black Rose. Possiamo fare un attimino uno shout out a Black Rose? I uh, wanna... Uh, I had to go right in, smack dab in the middle. Oh God! you got to get of the No, me sweating on this? <laughs> you're gonna be, you jesting me? <laughs> you are a man of infinite jest. I tell you that. God. Alas, poor Zero. I knew him well. A man of infinite jest. And surely, there's a lot of people here shooting at me. Of course. Because they can't keep it in the pants. I hate this. I hate it here. I hate it here! Stop shooting me! You you glamorous piece of punk. I wish I could say anything besides any kind of insult, but hey! <laughs> My vocabulary right now is a little bit limited, you know? It happens when people are fucking shooting at me! <laughs> oh shit, I hate this. Oh, oh God. Oh God. Oh God. Oh man. Oh God. Oh man. Oh God. Oh man. Oh God. Okay. I'm gonna do a level up, an automatic level up because I don't want to, I don't want to have too much, uh, too much of that. There you go. We're good. Nope. Shit. And I've, and I'm out of bandage gel, of course. And I'm out of gel. and I can't shoot. Yeah. Frick. 14 phases of pure pure you should be fine here i i could have yeah unfortunately here's the thing when you pass through the minefield it stops with the ability of making you save automatically at any time you go always there to torture innocent innocent <laughs> i know i am yeah i know <laughs> come on you wouldn't sweat on the next boss fight yeah about that, uh, I don't wanna go through here. Okay, that's good. It's really, really good. Ugh. Huggies. I would love to hug you right now, Black Rose. I wish I could hug you shit! I didn't want to say that to you, but just I just wanted to say hello and hugs. Well I I'm glad you do that. And keep it doing keep it doing that. Well oh, you mean no I'm cursing! I'm usually far not again! Concerned. I'm just a little bit absolutely livid. Not again. Not a, not this not with this again! Don't make me not curse! Curses are like the bread and butter of this channel! It's like the epitome of, of funny, you know? Have you ever thought about dropping an f bomb and just in the middle of the of the you know in the middle of the the Middle of the street, I'm expecting everyone to just you know laugh because it's so sudden. Oh, I'm so funny. The funnies, I know, right? Oh man, Those. Oh, oh, lipping jackrabbits. Oh, come on. Oh, it's more funny making you not sweat because you really want to. Yeah, I know, right. <laughs> <laughs> I know right. In effetti Chrome's broke part of the divertimento. I know zero. This is pain. This is pain. Okay. Okay. Everyone, just with this one. Total silence. Or uncompletely focus on this one. All right. No. This is intense. my Undertale l'ho già portato in realtà, dovrei finirlo. Devo recuperare i salvataggi di della de genocide. Come on. Come on. Alright. I think I have... Oh. Penso che ci sia la possibilità di... Ok, ci siamo. Stiamo... Nel... Siamo... Oh, Stavo andando proprio contro il missile. Oh, God. Oh, God, oh, man. No! No! This is fine. This is fine. This is completely and utterly fine. I am doing- I am fantastic. I'm doing wonders, nothing but gun drops and ice cream here. I- I feel rejuvenated by this. I'm not kidding. I am dead serious. I'm so dead serious. I'm so dead serious. Okay. Right in the- right in the middle. Smack. Smack dab in the middle. Yeah, who are you trying to convince? You trying to convince you, my love. You know? Still waiting for you to come to come to me. Come into my life. Embrace me. Like the lovely person that you are. And make me feel at home. Make me feel at ease. Make me feel alright. Because you care about me. If you didn't care what happens to me, and if I didn't care for you, we would zigzag our pain we zigzag our day through the boredom and pain. And occasionally glancing up and up through the rain, wondering which of the buggers to blame. And watching for pigs on the wing. <sighs> Ugh God Okay, there's gotta be another one here. I can do this. I'm lovely now, oh no. What was you saying the other day? That I love you and I care for you. You're an amazing person, you're a delicate feminine flower. I love you. Oh, great! Now we can finally deactivate this. I'm gonna use the omni gel on this one. No, I, no I don't! Of course I don't hate you. <laughs> so that's what the pizza pasta mandolino Good evening, sir. Care for a cup of tea? I would love for a but. Oh, what? Uh, thank you. I look buffer for that, <laughs> innit? You is always me. I'm not mean. You know me too well for that. You know, you know me too well to know that I'm not that mean. Have a lot some tea, please. How would you like some Earl Grey? How would you like some Earl Grey, both of you? Okay, now come ieri, cosa? <laughs> Tea is good. Tea is the favorite of the Respira lunghi e profondi. I love her gray. Oh, come on. No. This is an ambush. I hate ambushes. Why would you ambush me? Come on. Okay. Okay, he's dead. Ok, And assassination. Vieni, vieni, vieni. Ah, there you C'è la brezza. Sei un piatto di fiori. Oh, sì, c'è la brezza. Ah, oh, sento la brezza su di me. L'ebbrezza della brezza. Che meraviglia. Oh, sì. Oh, sì, come mi sento calmo. Oh, sì. La calma assoluta. Oh, sì. Mm -hmm. Questo sì che vi lascia tanto. I would make tea for my streams, when they go too cold too quickly. And that way, so in the summer I'll make some iced tea for streams. Oh, that's nice! Menticella leggermente puggente del fresco, ma ti ti scalda! Oh, che meraviglia! Come vorrei che in questo momento fosse estate? I really wish it was. I really wish it was summer right now. Man, okay, I'm not a here. <laughs> <laughs> oh, dear. oh, 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 davvero. Okay, I have to translate that. It's okay, I can easily translate that. So zero right here was trying to make me some anger management, and it basically said, "Okay, deep breaths, deep breaths. Imagine yourself to be in a, in a, in a, in a cozy green area full of grass with lots of cham chamomile, a lot of flowers, pretty little flowers. You can feel the easy breeze." All over your skin and then BAM! A goddamn god just explodes! Ah, ti mancano tre pezzi per la La parrucca e la giacca, la parrucca e la cintura, figata, figata davvero. Figata davvero. Sai che non ho mai fatto un cosplay, onestamente. I would pose a Yeah, I know, right, Black Rose? I know, I know, I know. It's like... It's like the bread and butter of funny, isn't it? <laughs> it's like the epitome of fun it's like it's even funnier the second time you tell that <laughs> i am forever haunted by my decisions whoop <laughs> whoop no sorry it's a, i am haunted by my decisions forever whoop <laughs> whoop got it okay in case you don't know i wanted so i wanted i wanted so badly to get into uh, to get into the the owl house i don't know if you ever if you ever seen the, the Howl House, and I would love to see it, like and uh in prima much of facendo say, like, ooh, I like trains. <laughs> what? Jesus Christ! Jesus H Christ, I I think I sharded my pants here. <laughs> I think I sharded myself right now. God. Uh, <laughs> I, I wasn't expecting i wasn't expecting this guy to call me this freeze we don't have to be right i'm gonna save here i'll definitely save here the cartoon yeah yeah the cartoon exactly black rose there's a okay there's a person in chat whose name is chaotic nebu who Really wants me to, to to watch it because it's. <laughs> I really wanted to. Uh, I really wanted to get into it because uh, this person, chaotic uh, Nebu, is. A, they are very into it. They're very into it. They're so into it, and I really wanted to see it. Pacificamente, io to to distrutto tutti con cosa pacificamente qua. What do you mean it wasn't your idea? Sleep, Greg, no <laughs> I love how the options here are just like just having some stern complaint about oh, you really had you really crossed the line here, you naughty little devil. And the other one is just like burst out attack, <laughs> giant all out attack against this person right here. Yeah, I'm gonna I'm gonna keep it peacefully. peaceful superior firepower. This isn't just a Well, you could. potresti farlo, eh. Buona idea, Boykisser. Buona idea. Bravo, è un attimo Why would he want to pay for that? Cosa sta facendo? I like again multiple choices here. I can already tell forget about Balak or Don't be stupid or just attack him. Yeah. I'm gonna be the paragon again because we're playing paragon as much as possible here, and I'm gonna go for And we basically just saved the millions of people just by telling them, well, you could just sh shut it down and say, well, you're right, you definitely could. <laughs> you know, if only the world was so, so, so easy to solve with all its problems, like, man, I wish, man, I can't find my job. Well, you sure can. And the other goes, yeah, you're right, I definitely should. <laughs> like, God, God, please. kill them what do you mean kill them all? They're friendly now look at their eyes would you kill these eyes? Those lovely four eyes? <laughs> Every single one of them staring at your soul, sucking it out and that in the best way possible? <laughs> what do you mean yes? What do you mean yes? Cosa vuol dire sì? Ma state scherzando? Ho detto come potete uccidere ste persone che sono carinissime e simpatiche See, I'm not the Okay, just because you're not the only one that does not mean that it is actually the true way to do stuff around here. We are Paragon. We do things the weird way. By by by, by serenading and giving a cha-cha-cha to our friends enemies. <laughs> would you kill these four eyes? I would never! I mean they they basically showed some human proportion. They basically showed some human comprehension, you know. I mean Jepper <laughs> perché. loves my holding gun. Smash the sea dai, Smash the bene. They are a risk to mankind. You're a risk to be around and miss you. Because you're funny, Treno. And we love you for that. <laughs> Unexpectedly wholesome. <laughs> Alright, let's go let's go find the last one. We need to go for the last reactor right now. Andiamo dall'ultimo reattore adesso. <laughs> so, apparently I dropped some frames here. It tells me that I dropped some frames. Let me see. Hold on a second. Let me check one thing real quick. Fatemi controllare un una cosa veloce veloce. Perché vedo che qui mi sta dicendo che sto perdendo frame. Che ho perso un po' di frame. E non vorrei che... No, ok. È tutto a posto. Qua mi dice che è tutto a posto. Ok, qui scorre abbastanza bene. And it says wait, poi... Oh... <laughs> Just because too much cuteness, I know. I'm a menace to sobriety. <laughs> a menace to sobriety. <laughs> menace to society. All right, let's get in. And where's the last one? Over here. Beh andrà di qui, allora. Perfetto. Oh, I'm sorry. I'm usually far more composed. I'm just a little bit absolutely livid. Were you? Were you? Waiting for the timer to strike, so that the could actually keep me without cursing. My last gift off of stream to stream so myself. now, I love you. <laughs> thank you for the gifts, much appreciated for that. Black Rose, davvero grazie mille. Guarda, thank you so much, Black Rose. Uh, appreciated a lot. Now I cannot curse Black Rose imprisoning me. All that I see. Absolute horror. I cannot curse. I cannot breathe. I cannot die. Trapped in myself, but in my holding cell. The keys for you, Chad, not for you good for oh. Okay. For being very selective, I see. Thank you so much for that. <laughs> Oh, che carino che è quel uh, che carino che quello emote con kisser. Oh god. We're in the red zone. Siamo nella zona rossa adesso. Thank you RC. Much appreciated. Thank you RC. Ok, aspettate un secondo che che una cosa veloce veloce, arrivo subito. Just a second, I'm going to ask something real quick. I'm just I'm just going to mute the microphone and I'll be right back. Okay, I'm back. I just need a little bottle of water again. <laughs> Time for me to go. Need to rest. You'll be safe and take care. Remember, you're amazing. You are, Zara. You are. Thank you for stopping by, by the way. Thank you for stopping by. c'ero ho preso anche un'altra bottiglia d'acqua perché ne avevo bisogno. Thank you for stopping by, buddy. I love you. Okay, dove eravamo rimasti? Ah, sì, dobbiamo fare fuori questi. Prima quello. Okay. Nice Poi c'è la torretta pesante Ma se è pesante allora perché si muove così tanto? Non ho mica capito uh, Good Not good Ok Se sono riscaldato quello va benissimo Ti prego Non mi abbandonare Ok No 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 sono rimasto bloccato. Mm. I hate you black rose I cannot curse I cannot strike with a knife I hate you for that Ciao Luke ci sono i numeri naturali sono anche quelli frizzanti Sì Sono molto buoni Vado a giocare con un mio amico Ok Buona serata, Diverti Luke. Grazie di essere passato. Mi raccomando, se c'è qualcosa. cosa. Sappi che puoi contare su di noi, davvero? Intanto, vediamo se riusciamo a ritornare sul Mako. So, I have to go all the way back over there because I forgot, I forgot to save. But it's okay, I can still do this. Ce la posso fare, ragazzi, ce la posso fare. Non è difficile, ce la posso fare. Piano piano. Andrà tutto bene poi non ti preoccupare. Piano piano piano. Piano piano piano, piano piano. Let's go over here. Eh, eh mi dispiace, dai. A me anche, anche a me è capitato questo. Anche carino as fuck, Oh. Wow, wow, ok. Siamo quasi, siamo quasi, siamo quasi. Is this the place? Is this the place again? No Eh, sapevo che non l'avevo puntato bene là Ecco qua Ok, dobbiamo tornare indietro e andare di là Corri! Oh Wow! No, è tutto ok, è tutto ok è tutto a posto, dai L'importante è che vi siate chiariti un pochettino, dai L'importante è quello ma sì, ma sì, lo troverai. Non ti preoccupare, Luke. Lo troverai sicuramente. Boh. Piano, pianissimo. Ok, eh, punto, di, punto esclamativo di S. La porta è sempre aperta per te, lo sai. Piano piano. Ok. Adesso dobbiamo fare questa sezione qui. Salviamo prima che, prima che capiti di tutto. Ok. Piano 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 Ok, first of all Questo qui Va giù Vai giù Vai giù Vai giù Ok, è uno Adesso mettiamo un attimino questo Fucile di precisione Cioè cannone di precisione più che altro Io Non penso sia proprio un fucile questo Ok Meno male che ho switchato dal, dal joypad al mouse. Al e ho personalmente parlando la mira si vede proprio che è migliorata e che purtroppo che purtroppo uno dei difetti principali del joypad per quanto possa essere molto fluido con eh, e abbiano fatto comunque delle migliorie notevoli per quanto riguarda i controlli su joypad va detto che comunque rimane un po' un, qual un qualcosa di non dissimile a quelli che erano i tank controls eh, i tank controls alla resident evil vecchia maniera insomma e quello veramente è una delle parti più, più rognose. Oh, eccoci qui. Ok, ci siamo. Dentro. There's gonna be another bloodshed, isn't it? Ci sarà un altro di quelli. Piano, 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 piano. Ok, qui non mi fa prendere niente, purtroppo. Vabbè, va bene lo stesso, dai. Rimani qua? Ok. Contento per te. Oh, now I remember Oh, I remember this part. This was a pain to do, questo era difficile da fare. Uh, attenzione, attenzione. Oh uh, eccoli! Perché non ci sono soltanto i, batari, i batarian, ma c'è anche tutta la parte con i troni d'assalto. Uh, tornate qui, tornate qui, tutti e due. Eccolo là, infatti, eccone uno. Questa parte qui la prima volta l'ho fatta direttamente con. Quando l'ho fatta con il mouse era una rogna da fare. Quando l'ho fatto con col joypad erano due rogne e mezzo. Adesso chissà se ci riusciamo stavolta. Non mettetevi in mezzo però! Okay. Dai, andate lì. Fateli fuori, fateli fuori. Ok, perfetto. Uh, perché non mi fa usare. Perché non mi sta facendo usare le. Perché non sta. Oh. Perché non mi fa fare... Ah, perché stava facendo coesione a quanto pare. No, dovrei usare lo scudo. Non mi fa potere... Fa... Ah, perché sono già... Ah, cavolo, perché sono già... Sono già al massimo... <ride> Come ho fatto questo qui? <ride> oh, mamma mia, che pennica che mi sono fatto. <ride> Ci avevo proprio bisogno, eh. <ride> Oh bene, sono contento per te, guarda, sono contento per te. Quello lì se ne deve andare via il più presto possibile. Dai, eh, vai giù, vai giù, ti prego. Oh là. Ma te ne sono rimasti ancora. Esce da quattro ore, madonna santa. Speriamo sì, di no. Piano, 3. Ok, quello sta giù, ma adesso si rigenera. Tu muori. Questo è Filini, quindi muoia Filini. Ok. Andiamo via di qui presto. Mettiamoci dietro. Ok, ottimo. Bene. Intanto facciamolo fuori. <ride> è caduto giù per le scale, perfetto. Ok, vieni. Perfetto. E l'abbiamo fatto fuori. Però sinceramente lo merita. Uh. Dici il nuovo Call of Duty? Sono 52 giga. Sembra un po' pochini. Come mai? Ok, è giù anche questo Mettiamoci qui Siamo ancora veterano come livello di difficoltà, fra parentesi, eh We're still a veteran in, uh, in this Pop heads sono delle bandiere non binary Uh, che carino Modern Warfare 1, non il 2 o 3 Ah, ok Perfetto eh, Stavo sparando però al... Oh, cazzo Ce l'abbiamo proprio dietro Piano, ok, perfetto Ok, perfetto, curiamoci lo scudo per tutti, ottimo. Perfetto, yeah! E cosa della trans-inclusive gay flag, uh, bello. Io invece sto rivedendo un attimino l'OC del mio personaggio, cioè la storia del mio OC, quindi il mio personaggio, che poi sinceramente per me World of Warfare 3 fa... mediocre la grafica e peggio degli altri. Mm. In effetti sì. Ho notato che finalmente più vanno avanti, più Modern Warfare pare che perdano parecchio a livello proprio di qualità e tutto. Ma potrei sbagliarmi, onestamente. No, cazzarola! Avevo un colpo sicuro, avevo un colpo sicuro. Merda, merda, merda. Ah, sabotato! Ma non sabotato, mi hanno sabotato. Ok, via. Oh, basically, we're playing veteran. RC, we're playing veteran, by the way. I'm playing the veteran, uh, veteran difficulty, because I love me some challenge. And I gotta say, I thought it was difficult, much more difficult. Oh God, Whew. oh this is gonna, this is gonna suck, this is gonna suck. All right, <laughs> that guy got him in the face. Oh, wow. Eh, lo so che fa schifo. Lo so, lo so, lo so. Eh, per qualcuno fa schifo, ho notato che effettivamente è peggiorato un po' da, da che... Col passare degli anni è peggiorato. Just... Ma quanti cavolo sono? Quanti siete? Madonna... Is... No, it's not the hardest difficulty. It's the, the, the second hardest. It's the second hardest difficulty. It's the one below... Uh, hard, if I'm not mistaken. I mean, it's the first hard difficulty. First, the first hardest, let me check. Uh, veteran difficulty is let me see. Veteran is right below normal. Right below normal, so it's before extreme and insane. Before he, so it's like the first. It's the first hard difficulty. Oh great! All right, we're almost there. Ci siamo quasi. Listen. Sai che non è mai andato giù? La torre di Pisa? Sai che alle torri qualche villaggio a casa della Francia, la F di Francia può fare qualche fallimento? Come quelle le otto crociate medievali? Madonna, ma tu mi puoi parlare dell'impero romano mentre in questo momento sto sparando mi stanno sparando contro! Ah! 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 <ride> Dopo di interessa la mia zona. Grazie mille, Luke. Grazie mille davvero. All right uh, Ok, facciamo ritornare insieme. Oh, I miei scudi. Piccolo cucciolo adoro. Oh, grazie mille. Uh, ok, ce n'è ancora uno. Ce n'è ancora uno. C'è sicuramente uno. Mamma mia! <ride> Hello. It's <-a> me, Mario. <ride> <laughs> oh, whoa, 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 whoa. oh, come on! Oh, there was just one more. Wow. <laughs> and he was just waiting for me. You, You're almost more okay, this is Balak. We're in Balak. Uh... Che cosa? Non so, non so niente di voi. Siete appena arrivati, ma andate a fare tutto. Siamo stati costretti all'esilio. No, ma io non, fatto, io non ho mai chiesto niente di tutto questo. E eh, appunto, lo chiedo anche io. Buono, è buono l'idromele. No, non elimina lo xeno. No, forse possiamo cavarcela. Forse possiamo cavarcela. Si stanno... Vogliono vendicarsi malissimo. Noi non le lasciamo fare. <ride> Ma cosa spara? Cosa spara? No, non spariamo ancora Aspettiamo Ecco, adesso mi sa che ci fanno sparare mm, Se vuoi che i tuoi amici sopravvivano Ti consiglio di farti da parte Mmm. Mmm. What do I do, What do What do you want me to do? Do you want me to attack him? Or do you want me to, to let, let him go just to save the hostages? I'm pretty sure he's gonna bite me in the ass later. I don't know if it's possible, but okay. But I guess. Sparo prendi. o il Wamagaddon. In effetti No, no. Okay. What do you? Okay, chat? Okay. Honestly, chat. What do you? What do you suggest me to do? Do you want me to attack the guy, or do you want me to actually let him let him live, so just, so we can actually save the hostages? Basically he said that if we attack him, he's going to kill the hostages. But if we let him go, he basically is going to save the hostages. Yeah, let's put, okay, let's let's give him a poll. Let's go let's go for a poll right now. Facciamo Sodaggino, dai, Sodaggino. Attacca o risparmia? Attacca o risparmia? Sono queste due opzioni. Nel frattempo io mi prendo anche una meritata pausa che ne ho davvero bisogno perché è stato veramente un momento abbastanza intenso. It was a very very uh, intense moment for me. Gli ostaggi sono secondari? Ma come gli ostaggi sono secondari? Ma non dire così! Treno non dire così, gli ostaggi sono importanti! Uh. Attacco risparmio, <ride> Sei un pirla, sei un pirla. <ride> sono <Sei ride> già partito. <ride> <ride> Dai, attacco la like caccata. <ride> Ma come potete arrivare a dirmi queste cose, vi prego. Ho studiato Oxford. <ride> mi viene in mente, Zero. Mi viene in mente quella. Mi viene in mente quella. Uh, come si chiama? Mi viene in mente quella. Uh, mi viene in mente che la scena di soft air. Mi viene in mente quella scena di soft air che c'è a un certo punto tipo i protagonisti si ritrovano che stanno tipo parlando ad alta voce a tipo a mezzanotte o qualcosa del genere e <ride> c'era questa scena dice oh la smettete qua c'è gente che deve andare a dormire e, e c'era una persona che dice ah il signore si è, si è laureato a Oxford perché era, tipo, si è messo tipo a parlare con le parolacce e tutto quanto e l'altro gli risponde no sono laureato su son tu sorella <ride> <ride> Niente, Crawler ormai è entrato tipo nel panico totale <ride> Ormai è Crawler della surcale Non è più treno della surcale, è treno della surcrawler Direttamente così Da questo momento in poi per me in chat è treno della surcrawler Direttamente <ride> Madonna santa Classica vulgata di Oxford in Ma sì, infatti, la si riconosce Non eh. si riconosce proprio la vulgata di Oxford <ride> Oh, man. Oh, God, oh, man. Madonna <ride> santa, veramente. <ride> da software abbiamo anche tua sorella computerizzata. Madonna, sì, cavolo! <ride> che bel insulto, sì, veramente. Tua sorella computerizzata. <ride> e niente, tutti vogliono che io attacchi. Uh, ma se attacchiamo... Allora, ragazzi, io ve lo dico. Se attacchiamo sono punti, sono punti renegade che otteniamo. Sono, se, se attacchiamo sono punti renegade che otteniamo. Renegade significa che diventiamo più cattivi. Guess who's back, back again? Ciao Nebo, bentornato! Che bello di averti qui. Uh. Well. You ask for it. We're gonna attack him. You ask for it. I am haunted by my decision forever. Woo Eh, sono morti. Ecco. Brava chat. Brava davvero chat. Brava chat. 25 punti di negato. Grazie, eh chat. Grazie mille. <ride> Ma cosa sì? Ma cosa sì? <ride> Ma cosa sì? 25 punti Renegade vuol dire che sono letteralmente il cattivo in questa, in questa zona. Non sono il cattivo. Ma cosa? No. Perché? Why? Why? 25 punti Lorenzo Lavas, so, madonna santa, veramente. Poi mi tocca fare tutto Renegade. I am haunted by my decisions forever, letteralmente. Bad Skeleton Chrono. Ma cosa, Bad Skeleton? Abbiamo fatto un pollino. Ha vinto l'attacco. Abbiamo preso 25 punti regged. Letteralmente Huti che dice che Sarà letteralmente. Sarà letteralmente torturato dal pensiero delle sue azioni per tutta la vita. Hutut. Villain era Cosa? No, mai villain io. Io odio essere un villain. Dai, schiatta pure tu, su. Perché non, uso, perché non posso più usare gli scudi ora? Ma ha disattivato gli scudi il merda. Nooo, ma ha disattivato gli scudi. Ma ha disattivato gli scudi. Nooo. Eh, niente. Uh. Ammazza gli alieni. Beh, ragazzi, c'è andata male con la, con la decisione. Eh, uh, no. Mi tocca, mi tocca farlo comunque anche con. Uh, ma perché mi odiate? Perché mi odiano? Uh. Ok, almeno questi sono stati... Ma dai! Oh, ti piacerebbe tornare indietro, eh, parecchio. Ti prego, ditemi, ditemi che posso farlo. <ride> Negli stagi alla fine non si poteva fare niente. Ma come non si poteva fare niente? Raga, li potevamo salvare. Non dite boiate! Non dite boiate, li potevamo salvare comunque, bastava lasciarli in vita. Bastava lasciare in vita quelli, Why you mean your head? Zeno! No! Non odiate gli Xeno! Per cortesia, gli Xeno sono Sono creature meravigliose. Perché vi odiate voi? Cosa ho fatto? Eppure stamattina ero di così buon umore. Ho detto, Ah, che bello. Certo, ho dormito un cazzo e mezzo e due barattoli, però. Allora, è perché più che altro avevo i miei pensieri, ma è andata bene. Che voglio dire, è stata una bella giornata, mi sono svegliato tardi. Sono andato in bagno, sono stato anche regolare. E qui muoio. Tough love. Tough love, Nebu. Tough love. Ok, qui è un casino, ragazzi, ve lo dico subito. Ho tirato l'odio verso Xeno. Ma perché, dai? Che male avevamo fatto? Io. Niente, qua si muore. Allora, ragazzi. Avete scelto l'attacco. Io me la prendo fino in fondo, la cosa del... Eh... Io me la prendo fino in fondo, la cosa del... del dell'attacco, eh. Ve lo dico subito. Io lo porto fino in fondo. Ma voi... Voi mi date supporto in tutto questo, ve lo giuro, mi date supporto. Me ne frega niente. Trovate il modo, mi date supporto. Perché io qua adesso faccio. In Minecraft faccio una strage, ve lo dico. Ah. Ah, Stinger, vediamo un po' qual è che fa più male qua. Forse è questo, forse è questo, dovrebbe andare bene, dai. Questo qui che cos'è? Equalizer. No, l'equalizer abbiamo detto che era uno dei, dei migliori. Me lo sapete, wow, mamma Canton, io non ho votato perché ho diritto di punzecchiare. Ma perché mi odiate? <ride> Eppure era cominciato così bene la giornata, eravamo tutti amici, ci volevamo bene, ci scambiavamo di nascosto le figurine. Ah, ok, vediamo un po', vediamo un po'. Estensore, questo no. Forse questo, sì, dai, questo sì, questo sì, un estensore. Ok. Qui ci abbiamo lancia granata che non ci serve per il momento. Una corazza. Uh, no, non abbiamo niente per proteggerci al meglio. Miercole. Uh, ti puzzichi, perché ti voglio bene. Ho votato risparmio. Grazie, grazie. Zero. Staci ci rimarranno i nostri cuori per 30 secondi. Solo 30. Poi facciamo spazio alla prossima tragedia. <ride> Seguitemi per questi e altri commenti sulla società. <ride> 3 minuti. 3 minuti. cos'è regole proprio te... ma voi, Come direbbe Nolan? Come direbbe Nolan, ma voi ma voi vi, ma voi vi drogate negli occhi direttamente. Poi vi, voi vi mettete tipo non lo so, qualche cosa negli occhi e vi drogate male, cioè davvero. Io sta già No, <ride> Ho trovato un medicinale che probabilmente capivo che non riuscivo a respirare. È tutto a posto, Pekisser? È tutto a posto adesso? Ti senti meglio? Andiamo a uno streamer stupefacente. Lo, lo prendo come un. Lo prendo come un complimento, eh. Non, non farmi sperare così male perché lo prendo come un complimento. <ride> Attenzione che qua si rischia la morte ogni giorno. Se lo Ma come se lo da un pochetto? Ma no! Ma sono persone innocenti. Non ho fatto niente di male. Per ora non ho fatto niente di male. Vi <ride> prego. Non, non, siate un po' garantisti anche voi con, con, gli, ost con gli ostaggi. Cioè. <ride> Madonna Santissima. Dove cazzo, sono finiti tutti quanti? Vabbè, ma adesso è anche scaduto il tempo il timer delle. Del niente parolacce, quindi. Oh. Ok, ha cambiato la, il tipo di, di raffica, ma dovrebbe andare bene. Ah, la figa proprio. Dai oh, 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 oh. questo l'ha preso in pieno, Mercole. <ride> cazzo, io ostaggi mi va la pizza. Niente, preso ieri e quel Quei problemi sono adatti a crianze e quelle pile mi aiutano a non averle. Meno male, guarda. Meno quello. Vuol dire che comunque i medicinali funzionano e questa è una cosa molto buona. Non si tratta con gli Xen. raga. voi siete i peggiori mediatori. Cioè. Meno male che non fate mediatori tipo per, per conto di chissà quale governo o cosa del genere. Perché avreste già causato la seconda guerra mondiale in, in, altri, in altre timeline. Perché avreste resettato talmente tante volte la timeline presente. E avreste fatto ricominciare il mondo ogni volta sempre con la seconda guerra mondiale. Complimentoni. Complimentoni davvero. Cosa aspetta Crono? Non posso aspettare. Mi stanno sparando. Secondo te posso sparare? Secondo te posso aspettare mentre gli sparano? No. E allora? E eh, infatti sono morto. <ride> uh. Anzi stop. Ok. Perfetto. Ottimo. Uh. Ok. Un loop temporale di seconda guerra mondiale, madonna santa, che orrore davvero. E con tanto di treno della surcale che si mette a dire: lo sai chi non ha mai combattuto la seconda guerra mondiale? L'impero romano a ripetizione, <ride> siete, siete davvero. <ride> Ora non dà la vita del William dell'impero romano Ecco, appunto ho visto L'abbiamo chiamato L'abbiamo chiamato Madonna quanto vi voglio bene ragazzi Davvero vi voglio tanto bene Con erbe sento, ho fatto a mia madre Che erbe In effetti In effetti è un po' preoccupante che ci siano delle erbe Quali erbe Vediamo se c'è qualche cosa che mi possa proteggere un po' di più Però che cavolo allora, tanto necessariamente queste armi qui, le, questa la devo mettere sicuramente sì. Per il fucile di precisione però, fatemi vedere un attimino. Ah, oh, che cavolo. Oh, ok, no, questo è quello che c'aveva anche prima, l'equalizer ce l'aveva anche prima. Non c'ho un altro equalizer però così. Uh, vediamo un po'. Perché l'harpoon è quello che fa a 3, giusto se non ricordo male, oltre all'hammer addirittura. C'è il Punisher che potrebbe anche No, andiamo di Harpoon, dai. Andiamo di Harpoon. Mamma, guarda l'unicorno! No, è sposo! <ride> Stai, ce sono importanti. È importante far finire la vita di quei cose che hanno gli occhi in Ma non sono in Ma, ragazzi, veramente, cioè... Voi mi preoccupate alla grande per queste cose. Voi mi preoccupate alla grande, cioè... Che rapporto avete con i gatti ragazzi? Cioè veramente... io ho detto a Milani infinita. C'è la possibilità che l'Ipero Romano abbia combattuto la sua... Madonna Santa, ti prego. Viva la diversità proprio. Cioè questa, questa è una chat salviniana, Madonna Santa ragazzi. Voi vi preoccupate profondamente. È <ride> una chat salviniana. In questo momento. Voi dicono in tanti che faccio paura, Madonna. <ride> Io fossi in te, mi preoccuperei per questo treno, eh. Non so, te. Andiamo tutti a poittita Andiamo a bere l'acqua del po'. Un oh, signor. Ecco perché fa freddo. Abbiamo bisogno delle fel... Madonna santa, che cosa mi hanno sparato qua! Wow. Oh, 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 oh. Siete chi non giocava a questo gioco? I sumeri. Bravo, perché i sumeri non avevano ancora la tecnologia sufficientemente avanzata per fare questo. Vedi? Dell'umanità Gloria all'imperatore dell'umanità Ragazzi voi mi preoccupate tantissimo comunque Io farei un attimino Un sanity check globale Per capire un attimino se state bene <ride> Che davvero qua <ride> Piano qui Che belli i vetri I vetri antiproiettili Che bloccano tutto Anche i missili. Madonna santissima <ride> Ora allora, vediamo un po' questo Questa è la guardia del corpo Quindi sarà Eccala. Eh, Ragazzi, non ce la facciamo, mi sa. Mi sa che non ce la facciamo. Io riprendo di nuovo, ve lo dico. Perché comunque mi piace la sfida. Però, ragazzi, non ce la facciamo, ve lo dico. Siamo. Il tipo di. Il tipo di attrezzatura che abbiamo è insufficiente. Eccalla. Pure questo ci mancava. Xeno sono brutto. Oh, li hai provocati tu, treno. Li, pro... li abbiamo provocati tutti. Adesso, Adesso siamo letteralmente dovremmo fare i conti con le nostre, con le nostre azioni per tutta l'eternità utut complimenti davvero tanto nel frattempo qua sento mostri che zannano le bestie feroci le luci le case i sassi le luci di natale <ride> tutto c'è cioè. tutti non respirano l'ossigeno e <ride> puzzano di ciabba che dettaglio molto specifico Sai che io non poteva fare i check mentali? i su Shadow! Ciao! Ciao! Grazie a pittini. Ho davvero un bisogno di un po' di tifo qua. Tutti stupendi, asterisco. No, grazie, Shadow. Come stai, caro? Mi si dice il patatone? Dimmi un po', va. Come ti senti? Uh, piano, piano, piano. Madonna Santissima, Madonna Santissima, Santa Maria Madre di Dio, prega per noi peccatori perché non ho bisogno. Non, ho visto neve, non lo so nemmeno ho visto, ho visto i risultati. In che senso? Visti i risultati di che cosa? Tanto c'è Questo amico di Whitney Houston perché è la guardia del corpo. Ecco. Oremus! Oh, buoni gli Oremus! Quelli che hanno, quelli due biscotti neri e dentro c'è tipo la crema. La crema bianca è buonissima, eh. Sono buonissimi quelli. Ah, no, qui sono gli Oreo, non gli Oremus. Vabbè, stiamo là, dai, latino e latino. Madonna. Stanno spaccando. Si sta spaccando tutto qui. Che cazzo. Che cazzo veramente. Ok. Qua si è bloccato tutto un attimo, non capisco come mai. Ah, qui c'è troppo casino. Non mi piace, andiamo via di qui! Via, 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 via! Ok, dove siamo ora? Lì, va bene. Andiamo da lì. Ah, devo, rivivere, devo far rivivere i miei alleati. Tornate qui, tornate qui, tornate qui, Tutti e due. Lasciate perdere. Disengage, disengage, tornate qui. Uh, gli esami del sangue, cavolo, mi dispiace. Se non mi fanno paura, sai che mi fa paura, non poter fare il crawl, è il number 13 del numero Empire perché il number 15 perché il number 15 the Roman Empire ah number 15 the Roman Empire Se non, non parte il non parte il redeem di Chills per qualche motivo strano dovrebbe partire il redeem di Chills di Chills ok la guardia del corpo deve stare giù stai giù stai giù no non doveva rimanere qui cazzo ah si sì, invece già fatta oh no Ok, drone di difesa Deve andare giù Ok, perfetto Abbiamo anche un altro medigel Pono Ok, ok Dai Dai Esci fuori Escilo, esci fuori Ti prego Non rimanere dentro Esci fuori Esci Vieni fuori, ti prego Quando puoi, puoi leggere Sì, sì, tranquillo Tranquillo Un attimo solo Abbi pazienza sto cercando di uh. sto cercando di far uscire questa cosa fuori di me ti prego esci eccolo Fuori del corpo un'altra che se ne va dai che ci siamo quasi ragazzi abbiamo quasi ammazzato tutti vai Ah, oh, ho finito le granate mercoledì ok perfetto ok uno aspetta che vuole poi legge mamma mia quanta fiducia che riponi in me zero complimenti davvero dai, dai, dai. No, no, la granatona, no. La granita, la granata, no, ti prego. Quante cazzo di granite c'hai, brutto schifoso? Andate lì, uno e due, andate lì. Presto, presto. Spicciatevi tutti e due. Questa è la battaglia di quelle tremende. Dai, gangatelo, gangatolo, gangatelo. Piatelo, piatelo. Oh, sta scappando, piatelo. Sta morendo così tanto. Che troppo con questi alieni. Veramente li avete provocati voi. Io vi ricordo li avete provocati voi. In tutto questo, eh. Ale. Oh, oh, oh. Kisser. Guarda che quello che ho detto prima vale anche per te. Raga, piano. Raga, piano tutti quanti. <ride> Ragazzi, piano, veramente, con le parole, tutte. Sto a ridere, sono poche. Sì, sì, cancella, cancella, perché vale anche per lui, vale anche per lui. The kisser, capisco tutto, però va bene la foga, tutto quanto, ma... Non <ride> so che sono buone, però con calma, con calma, davvero. Regà, <ride> buoni, buoni tutti. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Ah. Tutto questo perché Treno voleva che io ammazzassi gli alliedi. Sì ma noi abbiamo ucciso anche gli altri E tranquillo Boykisser L'ho capito Infatti per questo che ti ho Che ti, ti ho soltanto Ti ho soltanto avvi avvisato uh, um Presto voi umani la pagherete Per quello che avete fatto Nah <ride> Uff uh. Il bello è che gli abbiamo sparato addosso 5.000 proiettili e lui è soltanto lì che fa. <coughs> e che tossisce e basta. Ma non è un giusto prezzo, Treno. Tu mi perplivi enormemente. Tu mi perblivi, <ride> ah. <ride> capisco che la dieta hai bisogno di una dieta ricca di minerali. Ma mangiare sassi anche no, eh, ti prego. Che poi gli unici che mangiano i sassi sono gli uccelli, da quello che so. Gli uccelli non fanno perché così riescono a masticare, perché non avendo denti, tecnicamente fanno la digestione eh, nel, dei loro stomaci. Voi mi preoccupate tutti. E niente, è morto, dai. Cioè, noi... Cioè... <ride> quando gli, gli giornali, mostrano le vostre colonie in fiamme, sapete che la rivolta delle battaglie è iniziata... Beh, pensa, pensa, noi abbiamo di meglio, abbiamo qualcuno che si farà caricare nella coscienza collettiva e quando ci riuscirà farà suonare tutti i telefoni del mondo, allo stesso momento, allo stesso minuto. Eh? Come la mettiamo allora? Eh? Eh? Ed era solo un tagliaerbe lui, solo un tagliaerbe era! No. Ma abbiamo preso 25 punti, Paragon. Cioè, scusate, 25 punti. 25 punti, Renegade, che non volevo per niente. Però intanto abbiamo salvato. Abbiamo salvato più o meno tutti. Ma no, no basta uccidere, regà, basta uccidere. <ride> avremmo dovuto chiamare <ride> avremmo dovuto chiamare Steve Buscemi e tutta una flotta di e tutta una flotta di di epigoni di Bruce Willis per far saltare in aria il meteorite ecco lo so, adesso lo dobbiamo spiegare guarda meglio che ti siedi Ma ah, faccia l'esame non reggia la notizia. Si sta già decomponendo da solo, guarda zero, completamente. Questa c'era solo l'obiettivo secondario, me fanno solo i completisti. Ma un po' di gente è morta. Ma vanno, l'avrei detto. Sì, ho capito, ma uno Xeno 500.000 ostaggio anche no, eh. Cioè. Shepherd. Rex. Shepherd. Rex. Shepherd. Rex. Shepherd. Gli <ride> ostaggi erano umani. Sì, erano umani, Treno. Erano umani. <ride> Umani. Eh, dai. Anche factotum. Eh. Ah, ti sei reso conto adesso, treno, eh? Wow. Te ne sei reso conto adesso che erano umani. Ecco, grazie del tuo factotum. Ma non ho scritto FAC, ho scritto proprio FUCK totum. Il fuck totum. The fuck totem, grazie Luke <fix> <suss> non mai. Eh. Oh, mo ci sei arrivato Treno. Eh. Mo' ci sei arrivato. Congratulazioni, <fix> ora sarai anche tu, per sempre, completamente, completamente infestato dai ricordi delle tue decisioni. Sbagliate per tutta la vita, tutto ok, prendi tutto. Factotum, vieni qua, dammi il savant. va Te, guarda qua, bonus scudo, bonus ricarica e bonus ricarica medica. Telki, guarda quanta roba che avevo. Voilà. Lo scorpion? Perché mi sta puntando uno scorpion che non ricordavo neanche di avere? Scusate, eh? Cos'è lo scorpion? Lo scorpion 7? Eh sì, mettilo. O è oggetto in uso. Sì, metti quello. Lo Scorpion 6. Ah, non lo posso mettere perché è corazza pesante. Ah, era uno strage ultramarine, <ride> uno strage ultramarine. <ride> Qui. Comunque. Ah, ah, uh, salve. Ho interrotto qualcosa di brutto. Speravo di no. Cioè, speravo di sì in realtà, ma anche no. Vabbè, sentite, ciao, è stato bello. Buonasera, eh, rimanete lì, eh. <ride> oh, Dio. Oh, e niente, eh, sono morti. Eh, che abbiamo visto i loro cadaveri carbonizzati. Eh. Hanno detto, è eh siamo fi, morti, è eh <ride> Non possiamo fare niente. Me sto sentendo bene, preso e mi metto proprio a letto. Tutto a posto, Nebu? C'è qualcosa che posso fare per te? Che cosa posso fare per te Nebu? Basta che me lo dici, eh? Posso dedicare 5 secondi veramente di questo stream a quante cose belle ha fatto Nebu? Perché non so se voi non ve ne rendete conto. voi, non ve ne rendete conto perché ovviamente non ne parlo tanto in stream, però è bello sapere che ci sono persone come Nebu che veramente fanno un sacco di cose eh, belle, e positive e fanno anche tantissimi... Uh, Fanno fan anche tantissime cose. Tipo anche sono buone. Sono, loro sono un buon amico. Eh, sono persone anche assolutamente squisite. E la cosa più bella è che veramente, se non fosse per persone come, come Nebu, questo canale non esisterebbe, davvero. Quindi mi dispiace vero che ti senti male, guarda. Però mi fa piacere più che altro perché. Mh, mi fa piacere anche perché, comunque. Eh, Personalmente parlando, hai portato veramente un sacco di, di, di belle cose, ma non tanto. In, proprio in generale, però. Io non ho voglia di stare qui, onestamente. Cioè, posso andarmene? Ci sono dei cadaveri qua, vi prego. Ecco. Dicevo, eh, ora come spiega Killiman nella morte degli Ultramarine? Esatto. Cioè, è, è una presenza che veramente porta un sacco di, di, di bei sorrisi, di belle cose, ed è un peccato, veramente, quando. Quando magari persone come, come lui eh, si sentono si sentono magari male così. Perché ci sarebbe tantissimo da dire su quello che effettivamente vorrei vedere molto di più su Twitch. E vorrei tanto che le persone come persone come Nebu girassero veramente tanto. Ma poi non solo, anche persone come zero, persone come. Eh, come, come anche Nolan. Onestamente ieri vi ho parlato di quello che è successo a di quello che è successo praticamente eh, al, al, alla gatta di Nolan che purtroppo sta, non sta passando un bel periodo e eh, sono già due giorni che effettivamente lo vedo molto triste e la cosa mi dispiace veramente tanto perché eh, io non so voi però mh, è, è brutto dover dire una cosa del genere perché pare una cosa molto creepy soprattutto anche a livello proprio parasociale perché comunque alla fine non si può mai dire di poter essere Tanto amici di uno di un streamer in particolare, no? Però, eh, eh sì, sta male male la gatta di, di Nolan, sta male male. E lo vedi anche in faccia quando streama che comunque Nolan sta proprio giù, proprio forte, forte, forte. Ed è una cosa proprio che mi dispiace. Eh, però ecco la cosa che vorrei che fosse, vorrei che molta gente cap capisse che comunque sì, è vero, a livello di, di streaming non si potrà mai conoscere al 100% eh, la persona in sé per sé, però mh, è anche vero che comunque ci sono dei momenti in cui emerge comunque l'umanità di una persona, e quindi se potete magari... Uh, mandate un abbraccio pure a lui perché, davvero, lui si fa tantissimo, lui fa tantissimo affinché effettivamente la gente possa divertirsi. E per carità, uno potrebbe anche dire che, comunque, ognuno ha i suoi modi di intrattenere, ognuno ha i suoi modi di, di intendere eh, la funzione dello streaming e tutto quanto. Però, la cosa che ci unisce veramente dovrebbe essere solo ed esclusivamente: proprio il piacere dello stare insieme, di lasciare proprio da parte, di mettere da parte proprio l'ascia di guerra. Ma al tempo stesso anche di, di restare uniti perché si ha qualcosa da dire, si ha qualcosa da fare, si ha qualcosa per cui effettivamente eh, effettivamente continuare a streamare tutto. E davvero penso che Nolan eh, sì, 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 assolutamente. Penso che Nolan, veramente quello che fa ogni sera sia davvero encomiabile, Proprio anche perché è difficile. Eh, Ripeto, ognuno ha la sua gestione del canale, io, ne ho, io ho la mia, lui ha la sua e non mi sognerò mai di essere, eh, di, di essere come lui. Ecco, però se c'è una cosa che posso dire, che comunque mh, la volontà di far ridere, la volontà comunque di, di stare davvero insieme, di voler fare qualcosa tutti insieme, questo si vede. Si vede tanto. Ed è un peccato comunque che lui abbia questa situazione qui. Tra 30 giorni diventerò più, più un big boy che già sono. In che senso? Cioè, è il tuo compleanno? È il tuo compleanno? Tanto torniamo da... Io direi di fare un attimino, una capatina. Prima di tutto... Ah no, fatemi parlare con la... Compleanno. Uh, io invece tra, tra, due, tra due settimane è il mio compleanno. Il 15 di dicembre. Il mio compleanno è il 15 di dicembre. Tra Due settimane giuste giuste Il 15 di dicembre che è un venerdì E Lo festeggiamo praticamente tutti insieme Perché io mi metterò a giocare a E figurati Nebu È sempre piacere averti qui lo sai Il 15 di dicembre mi metterò a giocare Direttamente a Metal Gear Solid Giocheremo per un bel po' Ovviamente non penso lo finiremo Però intanto abbiamo giocato tutti insieme E questo è quello che conta Buonanotte Nebu Hmm, non possiamo ancora parlare con lei. Però comunque dovremmo essere andati abbastanza avanti con la romance. Con lei. Allora direi che a questo punto ha più senso andare direttamente con... Eh, andare direttamente... Eh, L'altra missione, quella principale. Perché tecnicamente ci sarebbe anche... Eh, ci sarebbe anche qualcos'altro che possiamo fare. Fammi vedere un attimino. Allora, esplorare Ferro, Snowberry, all'ammasso Artemis Tau vi e Virmire per trovare degli indizi che possono portarti al condotto prima di Saren. Ah, ma Virmire adesso ci dobbiamo andare quindi. Cazzo, la mia main armata sono gli Ultramarines. Pianificavo un distaccamento alla prima compagnia che mi volevo fare come regalo di compleanno, dato che tra due settimane è anche il mio compleanno. Non lavoro mai le morti dei miei ragazzi Ultramarines. Eh, prossima volta ci ripensi meglio. Ci pensi davvero meglio, treno. Mi dispiace. <ride> Ormai vivrai anche tu con le conseguenze delle tue azioni. Le azioni erano una conseguenza. Eh, la prossima volta stai più attento. Ok, Vermeer sta lì, perfetto. Dove erano tutti gli altri, però? Vedo qua, vedo Ferros. A Feros però ci dovrebbe essere ancora qualche cos'altro, giusto? Andiamo un po'. Siamo su un altro sistema. Ma lì sono morti, vi preciso. L'intera colonia, treno. Eh, Dovevi pensarci prima. Scherzo, no, erano tipo due o tre. Però comunque sono ostaggi umani, cioè... Avremmo potuto Allora la mia idea era che avremmo potuto Tecnicamente ehm, Lasciarla andare E avremmo comunque salvato le vite di quelle persone E ci saremmo comunque goduti Il rispetto Delle persone Però a quanto pare è voluto sparare È voluto che sparassimo e abbiamo sparato Goditi questo Goditi tutto veramente Beh, accettiamo così a questo punto Preso qualche giorno fa una persona molto cara. Capisco perfettamente il dolore che si prova. No, mi dispiace, guarda, un abbraccione anche a te. Vai, Luke. Vai, Luke. Mi raccomando, Luke. Usa i trigger warning se sono cose molto. molto. molto brutte, ok? Usa i trigger warning usa gli spoiler. Usa lo spoiler, soprattutto come funziona. Mi dispiace comunque, Hatcat, davvero tanto. Io forse l'elemento più, più pesante di, tutta la, di tutto questo di quest'anno al netto di tutto quello che mi è successo tra il bello e il brutto insomma sicuramente l'elemento che più mi ha fatto riflettere sulla necessità di, di, di voler fare qualcosa di diverso da quello che, a cui, son, da cui sono stato da, cui, a cui, da quello a cui sono abituato insomma è la scomparsa di, di quella persona che avrebbe potuto essere mia nonna ma che non ha, ha deciso di non, di non esserlo per niente. E per, di, per, farvi, per darvi un po' di contesto, è morta praticamente... Ad agosto è morta, è morta mia nonna, ve l'avevo anche parlato, ve ne avevo anche accennato eh, durante una live di, di Soma e se ricordate io avevo anche specificato che purtroppo non è stata una persona davvero presente non è mai stata una persona che avrei potuto chiamare veramente eh, avrei potuto veramente chiamare nonna perché comunque si è comportata in una maniera molto, molto crudele diciamo così comunque anche per qualcuno potrebbe anche essere considerabile come mestino e non ho mai avuto una presenza vicino di questa persona e non ho mai in generale non ho mai goduto di una di una presenza vera e propria che potesse potremmo dire: Sì, sono ben voluto da questa persona perché mi considera esattamente eh, come sangue del suo sangue, comunque carne della, carne della sua carne, eccetera, eccetera. E... Però è stato comunque doloroso perché per quanto io possa parlarne male per quanto io possa avere una, un atteggiamento cinico sotto certi aspetti nei, nei suoi confronti è e resta comunque una persona vittima delle sue azioni e resta comunque anche una persona che in ogni caso non poteva non poteva comportarsi altrimenti ed è grave come cosa anche a dirsi sotto un certo aspetto. Perché non lo giustifica. Non lo giustifica. Se solo. E ci sono state delle volte in cui mi sono chiesto. Ma se solo avesse, avesse. scelto di essere davvero una persona a me cara. Cioè, se solo avesse scelto di poter lasciare un segno positivo nella mia vita. Invece di trattarmi così. Di trattare tutta noi così. E. Adesso mi rendo conto che. Mi rendo conto che vale davvero tanto la pena di creare dei legami e... Che però siano dei legami davvero seri Dei legami che tipo... Sì, magari ci sono dei momenti in cui una persona può sentirsi magari a disagio Ma quel disagio viene superato insieme I would like to have been known that the Chaotics has been dealing with debt and money issues in the first game Oh, hey Scarlet! <laughs> Welcome! What are you doing? Vieni qua, Crono. Oh, Luke. Oh, grazie, Luke. Però ecco, capite bene perché io spesso cerco di fare eh, quanto più possibile perché la gente stia bene, che comunque cerchi di, di, di sotterrare quella che è l'ascia di guerra. Per quanto possibile, ovviamente. Poi ci sono delle situazioni che sono eh, irrevocabili. Grazie mille, Luke. Grazie mille. Eh, ci sono comunque delle situazioni che... Danno comunque delle decisioni irrevocabili e... e inappellabili, poi sono anche i giudizi che si possono esprimere su certe, su certe cose. E... e intanto sono morto, <ride> e questa sarà molto lunga da fare. Immagino però, ecco c'è una ragione per cui, ah, c'era il Mako che potevo usare. Vabbè, scusate, sono andato avanti senza. Senza... So, what, what happened with the... With the... With the Chaotix, by the way? Which... It's part of the lore, isn't it? I mean, it's part of their lore, isn't it? E... A me la cosa che... Cioè, capitemi, quando io mi spingo affinché... Eh, io spingo affinché effettivamente si possa mettere da parte magari le divergenze e tutto quanto. Quando possibile, ovviamente. Perché ci sono delle divergenze che non possono essere minimamente... Eh, superate perché alcune di esse sono veramente eh, la ragione per cui su sì sono determinate, eh, sì sono determinate eh, comunità o comunque su sì determinati gruppi di esistenza e tutto perché una persona che mi viene a dire tu non hai il diritto di esistere e poi si comporta così Regulator, don't worry about it. I'm Regulator. Regulator Scarlett, don't worry. Welcome back, by the way. I really missed you, buddy. How you doing? Cosa sta succedendo che qua mi sto Ah, che cazzo è successo qui? Scusate. Datto un secondo, qua sta succedendo di tutto, non capisco che cosa. Vi vedete voi in chat? Tutto a posto in chat da voi? Scusate perché qui mi si è mi si è impallato tutto all'improvviso, non capisco. Everyone is Everyone see it? Is everyone seeing my stream right now? Is everything going on? Is everything okay here? Quindi sì, ok, va tutto bene, perfetto. Eh, in caso anche fatto, fatto, fatto in Italia, ok, perfetto. Grazie, grazie mille Luke. Vedete tutto, ok. Però, ecco, ci, ci sono delle volte in cui magari con una persona eh, uno litiga. Eh, si può litigare magari anche con persone che si, che si credono, anche amiche. Magari per un giorno voi siete persone assolutamente vicine, eh, siete magari, che ne so... Persone che credete aver trovato l'amico per la pelle, poi il giorno dopo vi rendete conto di aver detto le, la, la, la più clamorosa delle vostre cazzate nella, nella vita. E. Magari in quel momento lì non ci pensate. Non ci pensate, dite. Eh, che sarebbe bello se. Cioè. Per intenderci. Pure, ci potrebbero essere anche delle altre situazioni in cui, per esempio, vi sposate. Vi sposate, magari va avanti per. 4, 5 anni, anche 7 anni, poi a un certo punto, di punto in bianco, sentite come se vi manca, come se vi mancasse qualcosa, no? E vi comportate come se vorreste, voleste vorreste questa cosa nella vostra vita, non la potete ottenere per motivi più disparati, perché ormai avete detto, beh, abbiamo preso una decisione, tutto quanto, però, di fronte a una situazione del genere, cercate sempre comunque di, cioè, cercate sempre comunque di... di trovare un punto di mezzo una via di mezzo a meno che non siano situazioni ovviamente eh, inappellabili se non sono delle situazioni che magari ne va dal vostro rischio ne va dal vostro rischio e pericolo se effettivamente potete continuare allora in quel caso lì andatevene assolutamente però in situazioni dove è possibile magari trovare un accordo trovare un appoggio trovare qualche cosa un punto d'appoggio per tutto. Eh, ne guadagnano soltanto e... Perché è molto. Cioè, è molto facile distruggere legami. Perché non ci vuole niente a distruggere. In un certo senso non ci vorrà mai niente a distruggere. Un, un, qualunque cosa fatto dall'uomo. Ci vogliono se, anni perché venga costruita una casa. Ci vuole un terremoto. Un, uh, ci vuole un terremoto, un, Una tempesta fortissima. Un, un qualunque cosa. Would that would be gravity? Yeah, definitely, that would be, that would be one, of course. Mass Effect. Good one, Scarlet. Cioè, potrebbe capitare di tutto. E in un battibaleno ci si ritrova fuori casa o senza una casa, senza quello che effettivamente vi può far sentire al sicuro. Però, cerchiamo sempre di stare, non dico necessariamente vicini, perché sarebbe un'ipocrisia, cioè... A volte le divergenze aiutano a capire anche chi siamo, perché ci sono magari delle situazioni in cui non vorremmo mai esserci e eh. in quel momento lì aiuta avere magari delle situazioni di, di divergenza, avere delle situazioni di, di, di divisione e tutto quanto, ma non devono essere delle divisioni che vanno a schiacciare l'altro. Io con Nolan mi trovo veramente tanto bene... So benissimo che avremo dei momenti in cui non andremo d'accordo perché magari lui ha delle sue opinioni, lui magari ha, le sue, eh, ha il suo passato, il suo trascorso eh, che è completamente e teametralmente opposto dal mio, eh, ma io ho imparato da quello che è la sua esperienza, io ho imparato da quello che è il suo modo di, 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 di fare streaming, perché alla fine io penso solo ed esclusivamente a essere una persona me stessa, perché lui sono l'unica persona che ho, sono l'unica persona che sono, sono l'unica persona che, che sento di essere. E sapere che comunque, di fronte a tante divergenze a livello di opinioni, di gusti, eh, di ambizioni, di, di tutto quanto, sapere che comunque c'è un middle ground, c'è cioè comunque un punto di incontro che è inscindibile da quella che è la natura umana, e sapere che su quel punto di incontro ci si troverà comunque d'accordo, al netto di quelle che possono essere queste sofferenze che una persona può passare. Questo è quello per cui vale davvero la pena di vivere. Questo è per cui vale davvero la pena di creare eh, luoghi sicuri, di stare bene, di parlarsi tra di, tra, tra di voi e fare tutto quanto. E io sono contento quando vedo che magari una persona viene qui in chat e mi racconta le sue cose, eh, anche quando sono pesanti, me ne rendo conto, anche se non sembra. Prima magari sembrava che, avessi, che mi fosse arrabbiato, ma no, semplicemente era una spiegazione molto semplice era soltanto una richiesta molto semplice tutto qui perché mi rendo conto che essere al sicuro implica comunque che ognuno è vigile del prossimo e... mi sento un attimo okay. zero mi raccomando eh, fammi sapere fammi sapere anche per quanto riguarda Luis e capite benissimo che è, un... è una cosa difficile essere Sempre. Eh, è ok, no, Luke. Non era per. Non era. Non è una cosa dettata da quello che è successo prima. Vai tranquillo. Si è arrabbiato solo quando parte il crawl. Oh, diciamolo una volta per tutte. Ecco, io sono incazzato quando parte il crawl. Perché tanto lo so che sei tu, treno. <ride> Però ecco, vedete. Questa è una cosa che voglio dire. Per me, è. Bello sapere quando vado in live ci sono delle persone che mi aspettano. Non mi interessa se sono persone. Eh, non mi interessa se sono persone che magari passano per 5 secondi. Poi salutano. E. Non mi interessa se sono persone che magari. Che ne so, non hanno la possibilità di venirmi a trovare. A passare. Magari dicono: Oh, Crono! Eh, guarda che passo! Eh, beh, ti lascio anche sicuramente il flocco. Non mi è mai interessata una cosa del genere. A me interessa sapere che voi state bene. Perché vi trovate bene con me. Ma la cosa più importante è che voi, se venite qui, è perché volete... Perché credete in quella che è... Il, credete comunque in quella che è una mia idea comune con voi. Ovvero il fatto che comunque se stiamo male ci facciamo forza l'un l'altro. Ed è questo che dovrebbe essere importante. Cioè, io capisco cosa significa essere abbandonati. Capisco cosa significa essere da soli. Mia madre... Mia madre è stata abbandonata da piccola lo dico lei non ne fa mistero di questa cosa non... io ve l'ho raccontata forse in altre live e in altri contesti ma credetemi quando vi dico che non è... a uccidere non è spesso e volentieri la lama è la solitudine che fa il dolore è il fatto che non si possa avere nessuno con cui parlare nessuno con cui condividere le cose perché ci si sente in un mondo dove nessuno possa comprendere. O io, per esempio, quando ho fatto. Quando mi è capitato, purtroppo, perché è stata la mia, sfortun la mia sfortuna in quel momento lì, quando mi è capitato di dover fare lockdown completamente da solo. Quando tutto quel periodo in cui siamo stati chiusi in casa, io non avevo nessuno intorno, non potevo, non potevo, non potevo per nessun motivo fidarmi o, o chiedere aiuto, chiedere una mano a chiunque io conoscessi. Perché? Perché non potevano darmela in quel momento lì, non avrebbero mai potuto darmela. Non potevano darmela perché avevano già i loro, già i loro problemi, erano persone troppo... Troppo... Mh, non impegnate con loro stesse perché non, non, non darebbe loro un'immagine... Un ma avevano già i loro problemi, nel senso che avevano letteralmente i loro problemi da affrontare e, e sarebbe stato difficile per loro effettivamente darmi una mano. Significa forse che sono persone crudeli? No, sono persone semplicemente che hanno, hanno dovuto fare determinate scelte per la propria vita e per quelle persone io le capisco. Ma... Un altro conto è quando invece... Si rimane da soli perché c'è una volontà da parte di qualcuno di lasciarvi da soli. Per esempio, l'idea è che comunque una persona vi possa lasciare da sola perché non vi comprende, perché non vuole più comprendervi. Oppure non vuole per nessun motivo. Nessun motivo, cercare di capire che cosa. che cosa sta succedendo nella vostra testa e offrirvi magari. Un posto tranquillo dove stare, anche soltanto per 5 secondi. E. E quella è la peggiore di tutte le solitudini, perché è la solitudine in cui nemmeno noi vogliamo stare con noi stessi, perché non ci piacerebbe mai stare con noi stessi, qualunque cosa accada, non ci piacerebbe mai, perché fa male stare con noi stessi, perché non, siamo come se fossimo pieni di spine dentro di noi. E tutto questo per dirvi, scusate se mi sono dilungato, ma... Ringrazio ancora Hatcat che ha detto una frase del genere. E tutto questo perché ha vomitato, domani lo portiamo al veterinario. Mi raccomando, tienici aggiornati, eh? tienici aggiornati su questa cosa che gatto lui è la mascotta del canale, anche se non sembra. E in tutto questo è, è fondamentale curare i rapporti con le persone, con le persone che contano. Non con tutte le persone, con le persone che contano davvero, con le persone che comunque... Con le quali comunque c'è stato qualcosa di, non dico di importante, ma quantomeno di, di, di sensibile. Un'amicizia, un qualunque cosa. E nei momenti, di, nei momenti di completa solitudine, quanto è bello sapere che comunque ci sarà la possibilità di poter contare su qualcuno con cui magari abbiamo anche litigato, però comunque stiamo bene. Stiamo bene perché proprio perché abbiamo litigato che sappiamo esattamente che cosa significa per l'altro stare male. Per l'uno e per l'altro. Cioè, quanto è bello sapere che nonostante... Ciao Mark! Grazie che almeno hai, hai, hai rasserenato un po' la cosa. Come la va? Eh, scusate perché... Che... Ok. Unico difetto del, dell'usare dell il mouse Che purtroppo ogni tanto vado a miscliccare fuori E finisco fuori Dicevo Quanto è bello poter con, sapere che Tu vieni in live In generale dico In generale in tu generico Una persona viene in live Non perché Ah adesso Crono fa la cazzata Oppure adesso fa Ma perché sapete che comunque Avete la possibilità di, di poter stare Tranquilli anche con voi stessi Perché per un attimo non vi fa male stare da soli questa è la cosa che conta. Questa è la cosa che conta. Non. Eh, oh mio Dio, c'è gente che, che, che mi odia. No, dovrebbe essere. Oh mio Dio, c'è gente che comunque mi vuole bene nonostante le cagate che faccio. Cioè. A me ha fatto, e ve lo ripeterò per sempre, a me ha fatto enorme piacere. Io che mi vergognavo da matti. Di, di fare certe cose, ma fatto enorme piacere sapere che nonostante io non avessi più un PC con cui, eh, con cui streamare in maniera come facevo prima, in maniera eh, così col VTubing e tutto quanto, e sapere che comunque c'era della gente che mi veniva a trovare, mi veniva a cercare, e diceva, oh, no, tutto a posto, che mi ha aspettato, quello che mi ha, ha fatto capire che stava, stava succedendo qualcosa di bello nella mia vita, per una volta ero contento. E mi è sembrato di. 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 finalmente aver spezzato quella, quella. Quella. come posso dire? quella catena viziosa, quel circolo vizioso di. che era iniziato col comportamento di, di mia nonna. E, e continuato poi con le solitudini obbligatorie dal lockdown e, e tutto il resto. E questo è quello che mi, che mi fa piacere di questo. Di tutti voi che venite qui. Perché io non vi ho mai chiamato, siete la mia community migliore. È successo una volta? Sì, ma perché comunque l'ho usato per, per. Per comodità, per brevità. Non l'ho mai inteso nel, nel, nel contesto di Twitch, di crescita, di guadagno, di, 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 di monetizzazione. Io l'ho sempre e solo inteso perché voglio vedere come una sorta di famiglia allargata da, da me. Perché già il mondo fa schifo, già quando esco fuori devo affrontare tante di quelle persone che non mi piace, con cui non mi piace neanche parlare. E il lavoro e, e, e il mondo come va, e le notizie e le cose. E Sarebbe bello, almeno nel mio piccolo, vedere, vedervi tranquilli, sereni, ma non perché io ve l'ho chiesto, ma perché voi volete essere così. E la famiglia del tubero. Beh, è bella questa qui, bella come definizione, mi piace. Cioè, tantissime mi hanno detto: Ma crono, non, non dovresti chiamare famiglia La tua eh, le persone che ti vengono a trovare? Perché no? Se mi vogliono bene, se mi cercano, se sono persone con le quali ci si trova bene, al netto di quelle che possono essere situazioni parasociali, e se stiamo bene, perché non dovremmo essere una famiglia? Io, che l'unica famiglia che ho avuto, che mi ha sempre voluto bene sono stati quelli lì. Dei... <ride> Con un'incredibile vista sul mare, Cronozzi riuscì a trovare un'incredibile stanza da sogno, una villeggiatura indimenticabile pianeta alieno. 16.000 guerre in corso. <ride> Grazie duok. Ashley, perché ci sono Ashley e, e l'altro? Qui non mi ricordo questa parte qui. È l'unica famiglia che ho avuto, l'ho sempre avuta dai miei genitori, mio padre e mia madre. Non ho avuto cugini con cui parlare, non ho avuto fratelli con cui condividere le mie passioni. Non perché io ne abbia mai voluto uno, ma intendiamoci, se fosse mai capitato l'avrei accettato. Ma... Giacomo, perché io torno spesso e volentieri sul lockdown o su tutto quello che è successo nel corso del tempo? Perché quello è stato il simbolo, l'epitomo della solitudine del mondo moderno, in un mondo iperconnesso. Dove tutti stanno su Facebook, Instagram, Twitter, eh, YouTube, Twitch, tutti questi, tutti questi siti dove possiamo parlare con, di tutto con tutti, di punto in bianco se non siamo più in mezzo agli amici, non siamo più sociali. Perché? Perché abbiamo l'impossibilità di esserlo davvero. Però, paradossalmente noi siamo, noi siamo sociali. Siamo animali sociali. Però. Questo, queste cose tipo Facebook e Twitter non possono sopperire alla necessità di contatto umano, vero e proprio. Qualunque esso sia. Ed è per questo che sono sempre contento di andare nelle live di Nolan quando posso. Perché comunque si scherza, si ride, si sta bene, come se fossimo tipo tra amici. Come quel tipo di persone che vorresti. Avere come amici. E se io. Voglio questa cosa per me stesso. Ma vorrei, vorrei anche che anche voi desideraste per voi stessi qualcuno con cui uscire, con cui stare bene. E averlo per voi. Io purtroppo non posso essere questo per voi perché sono soltanto un cretino con l'immaginina sullo schermo che si mette a fare queste cose, ma cercate di essere buoni con voi stessi prima di tutto. Cercate di essere... Per gli altri. Quanto possibile. Perché a volte basta il sorriso di una persona. Basta sapere che quella persona ha riso di una battuta che avete fatto. Magari l'avete scorreggiata all'improvviso dalla vostra testa perché non avevate in mente altro da dire. Però avete fatto ridere. Escalata, escalata. 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 Anche. Così, <ride> effettivamente adesso non hai ancora letto il racconto della stanza cattiva in live. Ehi, è vero, lo facciamo, lo facciamo domenica, che ne dici, quando c'è il, il, il podcast, così lo leggiamo. <ride> io ci devo provare con gli amici che ci sono rimasti, non voglio più vedermi così. Ma Luke, intanto ci sono io per un po', intanto ci sono io che ti posso, posso fare compagnia. Sicuro ci sarà anche qualcun altro qua in chat che ti porrà fare compagnia sarei molto contento se accadesse una cosa del genere, perché mh, quello che conta per me è che voi stiate bene qui e se ci sono delle problematiche le si risolve tutti insieme, perché questo è quello che conta, risolvere insieme, tutti insieme, quando possibile. Quindi e nei momenti in cui ci sono delle situazioni di divergenza appianarle di fronte a quella che è una vera emergenza, riconoscere il campo comune e fare mutuo appoggio per tutto questo è quello che conta per me al netto di qualunque di qualunque modo di pensare voi possiate avere riconoscere il campo comune e collaborare su quello quello fa la famiglia quello fa essere insieme quello fa stare insieme quello fa bene e quindi per questo che vorrei eh, almeno per un attimo Sperare che Nolan possa avere giorni migliori. Perché. Vedere il gatto che sta male. È... Non ho mai avuto un animale domestico, ma so che può star male davvero. Può far male davvero. E mi dispiace tanto per Nolan. Spero che stia meglio adesso. Quello di fare nel minime? We stai porti la council sendere i rinforzamentos che requestate. Siamo i rinforzamentos, what? Tu allora che sentono? Abbiamo Ave, finito col budget, signori. Siamo costretti a stare qui. Per, per, perché lo chiede il copione. Oh, ok, allora oh, va bene. They sent me to That is a of our siete appena atterrati in una zona pericolosa. Tutti sanno che siete qui, niente, siete nei guai. Allora è eh, niente. Ciao, level monkey. Una cosa bella che so che, che non so se c'è già, è che ci sia un terapeuta a rispondere alle domande più difficili da dare una risposta. È vero, assolutamente. Sì, 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 sì. Di quelli che ne avevo ne ho perso un po', ma il perdere così tanta gente mi ha portato a quello, però grazie Crono. Lo so Luke, lo so per quale motivo, però sappi che comunque non sei da solo, ok? You can imagine how much it means to me that you'll be here? Beh, io finché posso ci sono, poi ovviamente avrò comunque le mie limitazioni, ma se non ci sono io ci sarà sempre qualcuno che ti... comunque è lì perché ti vuole far vedere, ti vuole far star bene, vuole vederti che stai bene, capito Luke? Quindi stai tranquillo, ok? everywhere and we've intercepted some comms referring to sarah this is his facility there's no doubt about that hmm what's sarah researching apparently Saren has discovered a cure for the genophage ooh what's so important about curing this genophage it was the solution to the krogan problem we introduced the genophage to the krogan population after the uprising Quell their numbers. Without it, the Krogan will quickly overrun the galaxy. And these Krogan follow Saren. Hmm. Bello che tutto questo sta dicendo di fronte allo stesso Krogan che soffre dello stesso problema. Dice: Mi raccomando, do dobbiamo impedire che la cura si diffonda. E <ride> non vorremmo mica che tutti i Krogan si incazzassero e scoprissero di essere stati usati in tutto, in tutto questo per scopi meno che nobili. <ride> e C'è cioè, Vrax che intanto si sta scroccando le dita, tipo così. <ride> Dov'è che picchiamo ora? <ride> Ci vorrebbe un Hulk? Eh, guarda caso! <ride> eh, se solo non avessi detto questa cosa davanti a lui. Al Krogan dalla terza corda, esatto. Mi fanno un 619 di quelli mostruosi perché è Rey Mysterio anche. Eh, c'ha ragione Krogan, a incazzarsi qui, dai. <ride> ma mai, ma... Zio, mai, mai imparato a stare zitto 5 minuti. Ma perché devi dire. Cioè, sei peggio di quelle persone che tipo. Eh, avete presente il tipo di, pers di persona, no? Tipo quelle che. Vanno, stanno in, tipo in mezzo alla strada A un certo punto tipo vedono Che ne so un negozio eh, Una locandina o qualcosa che colpisce loro l'occhio Però gli fa talmente tanto schifo Che, che commentano Commentano ad alta voce e dicono. E tipo no, dicono, Eh, ma che cagata, eh, ma che roba, ma che schifo! Ad alta voce, fra parentesi, in mezzo alla gente, tutti quanti si girano, <ride> ma ancora peggio è tipo quando vedono: tipo, che ne so, una persona che sta portando a spasso il cane. E il cane, ovviamente, fa i bisognini. E si mettono lì in fermo e fanno: Eh la vedo io, eh la vedo io che sta facendo fare le pipì al cane. Non la deve far fare la pipì al cane. <ride> E questo è il tipo di persona sto chirrae Madonna Santissima Come va Level Monkey a proposito? Ok in the meantime, if you need any supplies, you can parliamo a Commander Ventola. Eh <laughs> io, io mica gliela faccio fare, è lui che l'ha studiato, la fa comunque, esatto! Eh, mi feno bene, quasi le fatto pure la foto. Ha Rex a preoccuparsi Se sul punto di esplodere Ma va Era davanti a noi Quando gli ha detto Direttamente del della, della cura Contro la genofagia E tu ancora Gli stai dicendo <ride> è, bello che la, è bello che Tra le due scelte C'è tipo Rex e Basta parlare di Rex eh. Rex Pensavo l'altra fosse Shepard <ride> Invece Rex essere. Well, <ride> Mi raccomando, faccia parlare. Sì, sì il mago dell'oratoria. Ma. In che senso il mago dell'oratoria? Eh, me l'hai detto tu che sei molto bravo a parlare, no, imbecille! Ero il mago all'oratorio. Facevo i trucchi di magia all'oratorio, cretina! <ride> e sullo sfondo, bellezza al bagno. Shepard. Rex. Che cazzo è stato quel colpo? Cos'è stato quel. Non mi è piaciuto quel colpo per niente. Eh, infatti. Oh Liara, amore mio, come stai, Liara? Oh, qualcuno qua sta ancora sparando. Mi sa che la fedeltà di Vrax sta vacillando. Ma va, non l'avrei mai detto. Ehi, hey, Vrax. Eh, c'ha ragione, cazzo. Colpo grosso su Marte. <ride> ero un mago all'oratorio. Che trucchi facevi? Sparizione dell'offerta. Cosa? Cosa? No, che trucchi facevi? Sparire. <ride> Diventare invisibile così quando il prete mi beccava che <ride> giocavo a strip <street> poker. <ride> non mi peccava. <ride> Understand you're upset, but we both know Saran's the enemy here. He's the one you should be angry with. Really? ha creato un cure. You want to destroy it. Help me out here, Shepherd The lines between friend and foe are getting a little blurry from where I stand. <laughs> Chissà per quale motivo, ovviamente. This isn't a cure, it's a weapon, and if Saren is allowed to use it, you won't be around to reap the benefits. None of us will. I'm to take. This is the fate of my entire people you are talking about. If you can't give me a better reason than this to destroy the hopes of my people, I'm done. Oh, oh, oh. Ma perché I can... dobbiamo ammazzare gli alieni? Treno, calma, e tu cazzo di bolletti spiriti. <ride> eh, diglielo, dai, non è la tua gente. Fantocci, no, è fantozzi con la Z. <ride> Ti prego. Mm. Senti <ride> non so che stai se in frint. Fermi perché c'è una cazzin. È una cazzin questa. Fermi, raga. <ride> <ride> ecco, questo è Planet più 28. Ole. Ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo convinti Belin, l'abbiamo convinto Oh, meno male Ok, vediamo un attimino Vediamo un attimino il diario, no, il diario, la squadra Un'opportunità perduta <ride> Oh Come mi sento bene a sapere che sono più esemplare che rinnegato Mamma mia ragazzi, davvero Mettiamoci il casco già che ci siamo perché voglio nascondermi <ride> Con troppi punti, troppi punti rinnegato tutto questo perché. No, ma sporiamo direttamente agli alieni. Ma come sti cazzin? Grazie è riuscita. Ah, grazie. Abbiamo trovato qualcosa nel... per il codex. Ok, andiamo un po'. Rex nel frattempo, che sta guardando il mare. Sta guardando il mare. Una vita è un'esperienza profonda come il mare, Shepard. Rex? Shepard? In realtà sta facendo Shepard. Sta aspettando l'altro Tikafrax. <ride> tipo fiss sta fissando il vuoto perché nel frattempo sta contemplando. E dice... Ma cosa ho fatto della mia vita? <ride> Come è profondo il mare di Lucio Grax. <ride> e nel frattempo c'è tipo la coniglietta di Playboy che sta piantando. <ride> 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 la scena più bella del mondo. C'è Rex che tipo sta, sta commentando dentro di sé se che cosa fare nella, della sua vita. Nel frattempo c'è tipo paradiso in terra. E poi c'è la cornietta di Playboy là in fondo. Tipo quella lì. Che, che sta passeggiando come se niente fosse sull'acqua. <ride> Ma quella sta ancora lì. Ma si rimuove per Crom. Esatto. Level Monkey. <ride> Madonna, esatto. È bellissimo. <ride> Madonna, Garrus, Garrulo, vieni con me. Quindi, ti qua l'acqua Lì è. Guarda, Treno, non ti rispondo più. Basta, basta sterminare alieni. Mi è entrata in campo. Mi sei venuto in campo. Mattelei via! E invece hai visto, E invece hai visto mai. Tali tali, vieni qui. Tali e quali sei. Vieni qui. Eh, lo so. Avrei voluto giocare molto di, con, molto di più con. Tali, onestamente. Però ha soltanto conoscenze molto, conoscenze molto limitate su, su altre cose. Su, su altri, altri aspetti. Cioè, ha esperienze molto limitate su, su alcuni campi e su uno, solo ne ha molto specifiche. Quella tempesta è per la copertina di Stormbringer di, di Deep Purple, lo sai. So che non so dove andare adesso. Aspettate un secondo. C'è cioè, il campamento Salarian, è ok. Però non capisco se devo parlare con qualcuno qua nello specifico. Trovate il condotto prima di Saren. Ok, provate l'assalto. Provato la squadra all'assalto. Ah, ok. Bisogna parlare con Kirrae. Ok, perfetto. Perfetto, dobbiamo parlare con Kirrae. Ma quella tempesta lì è la tempesta. È la tempesta. Vedi, è la tempesta. Lo vedi pure tu, dai. Andiamo a parlare con. Capitano! Capitano Kirrae? Jeff Gilluli? Vabbè, comandante rentola ma, rentola. ma Rentola tanto, perché non posso stare a sentire un lungo rant di 25 tweet su, su, che dice sempre le solite cose. È pianeta magnetica natura è naturale. Naturale, perché comunque è il ciclo dell'acqua che viene. Vedi che lì è scuro, ma in fondo è scuro fondamentalmente. Tenete <ride> i flash dei fotografi, però le critinotte stanno ancora la cosa in acqua. Ma volete uscire lì, che ma freddo! <ride> è vero, andiamo a parlare col capitano, intanto, uno i muscoli del capitano. <ride> Peccato mi piace frizzante, eh? anche a me, guarda. Tranno solo la Ferrarella. Qui è bloccato. Ok. Dove? Dove? Dov'è? Sta ancora sulla. sta già sulla Normandy, può essere? Può essere che sia sulla Normandy. Io vedo la Normandy lì. A me fammi salire sulla Normandy a sto punto. È l'unica. Perché non vedo gli altri, non vedo dove siano gli altri. Cioè, gli altri li vedo che stanno lì. Ma non li vedo. Ah, non mi fa andare alla Normandy? Sì che mi fa andare alla Normandy, dai. Almeno spero. No. Norman di regatton. <ride> no, ok, non mi fa andare lì. Ok, dov'è il capitano? L'ho visto andare in giro, ma non ho, non ho, ben, non ho ben afferrato. <ride> Nel frattempo c'è Vrax, che è tipo lì, guarda. <ride> cioè, <ride> che cosa ho fatto della mia vita? <ride> Ma se sei ancora sulla Normandy, per come sta messa male parcheggiata, rimane lì nel caso. No, gente! Non è sosta, è fermata, eh! Fermata! <ride> Così eviti direttamente la multa. <ride> come se si potesse evitare davvero la multa. Ok. Dove cacchio è finito? Dove cacchio è finito il capitano? È andato veramente a farsi, farsi una vacanza? Dove cazzo si esce da sto posto di merda, davvero? Dove cazzo è?

Già stiamo discutendo di mettere dei nucle delle nucleari qui, per cortesia. <ride> non peggiorerà la <alla> situazione. Prima non abbiamo un po' rischioso, non c'è altro modo? No, ma penso che possiamo lavorare su questo. Io i miei in tre team e fronte facility. abbiamo parte in non pure sta idea, con le modelle, oh, questo la fa in bagna, guarda, non fa paglia, guarda meglio, hai ragione. <ride> tanto non, tanto non, tanto avrei chiesto comunque. non, tanto 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 non, tanto, tanto non, tanto, 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 Why is it that whenever someone says, "With all due respect," they really mean "kiss my ass"? <laughs> <C 'ha ragione. laughs> prendi, eh, prendi, Ashley. two do, Both seem willing to sacrifice Ooh. Domanda: Perché qua si parla comunque a rischio della sua vita, giusto? Mm. Kaidan, va a morire. Va. Mi dispiace, ma io preferisco di più Ashley. Abbia Kaidan, I am, I am, I am. I the... <laughs> il col fuoco. Così alieni va a lavargli con fuoco. Ashley, back in scarabini. No, andiamo dai. Are, me, Sono in dividendo. Trino, BASTA! Trino, <laughs> one thing I didn't tell you is that if someone drops out from the repad thing, I will probably drop in. Go to short notice if that happens. Let's hope so, buddy. Let's really hope so. I'm really happy. I'm sorry I didn't read most of the messages before, but uh, uh, it's because I was having a, a serious conversation with the chat and I wanted to make sure that uh, the message was, you know, pretty clear, pretty cr crystal clear. And uh, I'm sorry if it if it seemed like uh, if it seemed like you know, I wasn't um, I wasn't paying attention and stuff like that, but I was actually paying attention a lot, a lot to all, all of you. It's just that uh, I really wanted the message to come across and it was a very particular situation and I wanted to uh, you know, I just wanted to make sure that everyone understood that. So I guess <laughs> i was Fermi, but okay Alright. See we also the book a loop, okay. <laughs> well, Is there something you wanted to say, Caden? Hey, it's just weird going under someone else's command. I've got so used to working with you. I've never worked with you. You're busy when you stream, so I don't mind. It's okay, Pina, but I, I care about people coming in, so don't worry about it. serving with you, Commander. It doesn't matter if we're not in the same unit. We're still a team. Watch each other's backs. Keep your eyes open and fight like I know you can. We'll come out of this in one piece. <laughs> Questo lo leggeremo direttamente al tuo funerale, Kaidan. Non ti preoccupare. You all know the mission and what is at stake. I have come to trust each of you with my life. But I have also heard murmurs of discontent. I share your concerns. We are trained for espionage. We would be legends. But the records are sealed. Glory in battle is not our way. Think of our heroes. silent step we defeated a nation in a single shot or the ever alert who kept armies at bay with hidden facts these giants do not seem to give us solace here but they are not all that we are <laughs> we shall never go quietly into the night <laughs> today we celebrate our independence day <laughs> we will not vanish without a fight we will never go quietly into the night. <laughs> Our influence stopped the Krogan, but before that we held the line. Our influence will stop staring. Momento drammaticissimo tra l'altro. We will hold the line. Hold the line. Du -du 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 -du. Love isn't always sometime! Whoa, 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 whoa! <laughs> Hold the line! Do, 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 Love isn't always on time. Mystic! Mystic, oh my god! <laughs> Mystic! Oh god, thank you! Thank you for the gifted subs! Oh, thank you for the gifted subs! Welcome! Welcome back to the channel! Thank you thank you to Sonic does a thing. Welcome welcome to the stream by the way. Welcome to the and welcome to the to the sub to the sub community. Welcome back. Oh, that's the first time actually. Welcome. Well, Sarpe Spade, Oh, thank you, buddy. How's it going, buddy? How's it going, buddy? How's your arm going by the way? Oh, thank you. Remember crown you're a sweet bean and I love you and have as a good friend. Oh, you are a good friend, buddy. I love you so much. I hope everything goes. I go. I hope everything goes your way, for you know, for for all the good stuff that you know about the rehab and all that. I really hope everything goes your way, buddy. You really deserve it. Check. Do you read me, Commander? Uh. Let's go. It's fine. Let's move. I Need to pick me up. Oh. We'll start our push. We'll try to make it to the AA guns, but it might be up to you to finish the job. And Commander. Because we sure as shit didn't <laughs> Bello Mark oh. oh wow Shadow è a terra No povero Shadow Vieni qui Shadow Che ti torniamo Ti tiriamo su di nuovo Vieni qua Ok Shadow è finito a terra No 1, 2, 3, E giù Vai con la granata La granatina non me la fa lanciare Mannaggia Uh Tension 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 Ok Anzi, per la gioia. Per la gioia di Mark Bucaniere. Mark, senti qua. Ah, non me lo fa fare. Scusate, scusate, devo rifarlo. Scusate. Ah, non mi fa fare la, la cosa di painkiller, mannaggia. Vabbè. <ride> Thank you, Mystic. How you doing, by the way? Visto? Questo me lo fa fare painkiller. Because <laughs> you don't know what I'm doing. I'm basically playing. I'm basically shooting. To the rhythm of a Judas Priest song called Painkiller. It's the intro from the painkiller. Ok, come on. Get over here. Vieni qua, vieni qua. Dove cazzo sei? Dai, vieni giù. Vieni giù. E schiatta. Ok, okay. devo mettermi in una, in una posizione migliore. Questa è perfetta. Uh Is it worth nuclearizing this beautiful place? No! It's not worth it! Don't do that! <laughs> <scendere ne> <laughs> Buonanotte Boikissa! E ne salire! Buonanotte poichisse, stami bene. Noi ci siamo per te, lo sai. Buonanotte! Pian 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 piano... Pian. Piano piano. Ok, quello non è ancora morto. Perfetto C'è un altro get Vediamo se riusciamo a colpirlo così Sì, perfetto Tornate qui Tutti e due Andate lì Ok, quello C'è qualche cosa lì Che posso sparare Posso sparare a quello Sì! <ride> ok Intanto c'è il distruttore get Che voleva far del male Ma noi gli abbiamo fatto Peggio Ottimo Piano 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 Ok Adesso qua non c'è più nessuno, ottimo. Right. So we, we clear the area, that's good. Now. Vediamo un po' se ci sono delle armi buone qui. C'è uno tsunami in Breaker e un Kessler. Uh, fucile, pistola, fucile, fucile. Mm. La pistola potrebbe tornarci utile, onestamente. Vediamo un attimino per quanto riguarda questo. C'è... Uh, la Carpon 7 che veramente potrebbe essere il non più surta che cerchiamo. Magari ci mettiamo come moddina, Come modina modina. Ci mettiamo. Questo è l'estensore, sì, assolutamente. <laughs> Hopefully, you're not cursing too much in this game. No, nah, it's been fine. I mean I've, I've had worse. I've had worse, actually. Scenando Starcraft 2. Quando vedo grandi foreste verdi, ruscelli argentini. Un mondo innocente dalla guerra. Mi viene voglia di nuclearizza. Ma perché? <laughs> Ma per quale oscura ragione? <laughs> Comunicazione di gatti interrotte, perfetto. Yeah! Non sapevo neanche che dovessi farla questa cosa Ma ci sono riuscito lo stesso E prima mi sembra di aver fatto qualcosa di buono e Infatti lui era <ride> Magari in quel momento lì Gat erano lì che stavano usando le comunicazioni Perché volevano prendere la pizza con Just it. Qualcuno ha detto Just Gat <ride> Ok tanto stanno facendo la loro battaglia la Independence Day Va benissimo Olè E via uno Uh, vado proprio a come? Ma come vai via? Tutto a posto? Tutto a posto? Ma vai via perché per la battuta o vai via per il gatto? Luis? Perché i cittadini di questa mi fanno morire dalle risate. Ma ah, mi sembra giusto, dai. <ride> come sta Darkino? Sta bene, sta bene. Si sta riprendendo pian piano. Si sta riprendendo pian piano, sono contento di averlo come amico. Oh, altro drone d'attacco, ok? Non posso ancora. Ok, ci abbiamo fatta, bene. Rigeneriamo gli scudi. Dovrei avere più scudi però, onestamente. Ok. Intanto a Elenco. Speriamo che non. Cioè. Due, tre, quattro. Ok, ce l'abbiamo fatta. Vado via per la battuta. Ok, meno male. No, in realtà è che noi non ci pensiamo. Però, magari anche i GET devono mangiare una volta ogni tanto, sai, no? Oh, Tanto quello va giù. Il gatto, lui, si è andato in diarrea. Non vi dico l'odore. ha attentato all'olfatto. Che belli questi dettagli. Davvero, che belli questi dettagli. <ride> Dai, E schiatta, soldato. Oh, Olè. stazione di soccorso. Abbiamo trovato altri due. medici. questo è buono. Madonna santissima. Madonna santissima. L'ho visto addosso. L'ho visto venirmi addosso, e nemmeno nella, nel modo più piacevole possibile. Madonna santissima. Eh, una manina, voi due, magari? Sparare. Sai com'è? Eh, grazie, eh. Uh, Madonna, che palle. Oh, aiuto. All right. di nuovo. Oh, siamo, quindi siamo di nuovo da capo qua, da capo a 12. Che bello. Perfetto. Ottimo, fantastico. Letteralmente quello che chiedevo. Quindi devo fare attenzione quando finiscono le, le cose, ok? Garrus, ti levi di culo. Liara, ti levi di culo. Vai, allora, forza, muori. Schiatta. Quello è il cat, te basta mondi. No, quello era un Krogan. Era letteralmente un Krogan, fra parentesi. Hey, listen. Uh, I, think, I think I know what you meant in, in in English, but I don't think it actually translated well in Italian. But appreciated the effort, buddy. How are you doing, Scarlett? By the way, you're still there. I love the I love the, uh, the the reference that you made about the the chaotics. By the way, sorry, I was having a serious conversation before. Col Krogan Minchia Attenzione Giù Ok Vediamo se riesco anche a, a disattivargli E a sabotare tutto quanto Vediamo un po' What's well, long long has Two nuts at the end <laughs> An almond joy Yeah That's That's really the thing Isn't it That, that was the one That I was talking, thinking about Yeah All right. Nice Io sono il re dei lanci Della granata All'angolino, all nell'angolino stronzetto. E questo intanto mi viene addosso di nuovo. Non mi venire addosso. Dov che cazzo. Oh Madonna. E si, e si blocca tutto quanto ogni volta. Scusate perché purtroppo. Tendo a miscliccare fuori. Scusate. Che. Oh, meno male, ecco. Grazie, mi avete salvato. Che bello. In più abbiamo un livello in più. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Mori, mori, mori. Ok. Piano. Perfetto. Ok, stiamo qui adesso. Cura. Allora c'è quello lì che forse lo possiamo fare fuori da qua. Dai, vieni, 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 vieni. Vieni qui. It was pretty corny. Yeah, I know. It's an album, of course. It was corny. Un mocassino un tipo di scarpa senza. Ok, l'impero romano. Ormai non ti leggo più, guarda treno. Tanto lo so che va a finire l'impero romano. Devi cambiare un po' l'argomento. Cambia un po' il repertorio. <ride> Ormai ti vedo lontano un miglio. Che parli dell'impero romano. <ride> Come i cazzi di Gatti interrotto. Ok, perfetto. Adesso nessuno pot potrà più ordinare da Justit. Dai, salvataggio. E andiamo. Andiamo di qui. Scendiamo e torniamo qua, dai Perfetto, adesso dovrebbe esserci due nemici Ok, di lì Ok, giù Perfetto, e via questo We go back to work, no, I'm sorry to hear that buddy I'm glad you stopped by by the way, I'm glad you stopped by I love you buddy, I love you so much Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Where is it? Oh, there you go. Oh, come on. I was almost. I almost got him. Oh, almost got it. Bye, bye. Off. Have fun. Thank you. Have Have fun yourself as well at work if you can. Good. Now, regroup. Okay. I have to move very slowly. There are still enemies around here. Ecco new. Ecco ne uno, ecco un altro. Uh-huh. Okay. Quello devo beccare. I gotta hit that one. I only have one shot. Oh shit, that shot. I shot at the wrong time. That's okay. Assassination is coming. Okay, so we're dealing more damage to him at this point. That's good. So now it's down. It's down for the count. And I'm gonna go for. Adesso ci provo a lanciare una granata, dai. Granatina le ho finite, ho finito le granate, mannaggia. Ok, almeno lo stesso, proviamo a colpirlo da qui. Adesso voi due, quello lì. Cercate di colpirlo quanto più possibile, perché il, il Krogan tende anche a rinnovarsi, a rigenerarsi. Ok, corri. Mettiamoci lì adesso. Ottimo. Adesso di qui. Ovviamente satellitare interrotto, perfetto, ottimo. Tanto gli stiamo facendo quanto più danni possibili. Dai. C'è qualcosa lì che è ancora vivo. Perfetto, ancora vivo lo vedo. Dai, dai, dai. Ok. Piano. Ok. È fatto fuori anche quello. Dunque. Vediamo se riesco a. Sì! Dai, forza, forza. Quanto cazzo. No! No! Cazzo! Oh, Ma ha assassinato lui, Mark! E <ride> niente, il tempismo perfetto di Mark! <ride> ok, ci riproviamo un'ultima volta, ragazzi! Un'ultima volta! Dai, 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 ce la possiamo fare! Era per lui, infatti, esatto! <ride> ok! Adesso dobbiamo giocare ad Astuzia! Voglio giocare d'astuzia qua. Ok, lui. Via, perfetto. Adesso switchiamo la pistola. Perfetto, possiamo fare colpi sicuri. Possiamo fare colpi sicuri, ottimo. Vedete così. Ottimo. Si è rigenerato, perfetto, F4. Nel frattempo Che audio nuovi ci sono: eh, Lelo e P E. -E. Però adesso saranno in cooldown perché ne, se ne hai usato uno sta in cooldown tutti, in cooldown tutti gli altri per te adesso. Oh le! Ok. Cura. Dunque, io devo colpire quel Krogan. Adesso non vedo più, come mai non vedo più il Krogan? Uè, Kisa! Chi, buonasera, che ci fate qua a quest'ora? Non fate live stasera? <ride> Mi ha dato la risposta zero, ok Come la va? Ciao Che si dice di bello, bella gente Che bello avervi qui stasera Mi mancate tantissimo Non vedo l'ora di vedervi, davvero Non vedo l'ora di vedervi No, ma Lo shout per voi è sempre meritato, lo sapete, vero? Ok, devo Distruggere quella roba lì Forza dove è finito il Krogan in tutto questo? Dov'è il Krogan? Il Krogan, che fine ha fatto? Cioè, mi sembra così strano che non ci sia. Mi sembra così strano che non ci sia. Oh. Mass Effect è bellissimo, cazzo. L'oggetto salitario, ok. Interrotto, ottimo. Interrotto, interrotto. È davvero bello, cazzo, io lo adoro. Ok. E questa sera... Cioè... E mi sono messo in testa di volerlo giocare tutto, eh. Eccolo! Ok. Via, 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 via. Sì, ma l'ho attaccata anche voi per cortesia, brutte merde! Brutte merde! Maffan- Si è fatto tutta la saga. Eh, ma è un capolavoro tutta la saga. Dragon Age lo vorrei tanto giocare. Il Krogan sono gli amici fatti durante tutto il viaggio, nel senso che ce li siamo fatti, vero? <ride> Dati i miei amici che almeno hanno una vita sessuale migliore... <ride> Ma no, già il Krogan, veramente, guarda... Orribile, guarda, sto, sto Krogan. Sì, lascia perdere, lascia perdere Chisa. È, è una lunga storia. È <ride> una lunga storia. <ride> Esatto, esatto. <ride> allora, vediamo un attimino intanto, torniamo qua. Allora, colpo sicuro. Presi, perfetti. F1, pistola. Perfetto. Intanto vediamo dove sono tutti. Ah, qui non ce ne sono. Sì, ce n'è uno qua. Te, 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 Olè! Perfetto. Scudi. Ok. Dunque. Riprendiamo il discorso di prima. Questo è pronto, va bene. Quello è collegamento satellitare, se ne può andare a fare in culo, perfetto. Ok, piano piano, piano piano. Stiamo giocando a difficoltà veterana, poi. Fra parentesi, Kisa, eh. Difficoltà veterana. Vieni, dillo a Brian, che. Stiamo Giocando a livello di difficoltà, non, non altissimo per carità, però per me è alto. Io ci ho giocato in normale tempo fa, poi ci ho giocato di nuovo in veterano giusto per fare una prova, ma adesso mi tengo tutto in veterano. Ok, adesso ci dovrebbe essere il Krogan. Vediamo un po', posso salvare? Non ancora, merda. 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 Dove cazzo è il Krogan? Se viene fuori il Krogan sarò felice. Qui continuano a sparare. Chi? Chi cazzo è stato? Chi cazzo è stato? Chi cazzo è stato? Da dove veniva quell'attacco? Chi è stato? Chi ha sparato? Non ci, ci si capisce più un cazzo qui ormai. Uh, aiuto. Aiuto. Uh. Vabbè, di nuovo. Ricominciamo. E poi la, la cosa rognosa è che... Da questo punto in poi non puoi più salvare. Soltanto dopo che hai finito tutti i nemici puoi farlo. Che, ci sta alla fine, ci sta assolutamente. Ok, e questo va fuori. Adesso. Vediamo un po' se ciò. Sovraccarico, ad esempio, i dei nemici all'interno di determinato raggio d'azione. No. Immunità. Aumenta di molto solo per avere tempo la protezione fornita dalla corazza. Riducendo a prevedere le perdite di salute di. In casi. Hmm. Ehm... Non so, onestamente. Tanto questo lo metto sicuramente al 5. E magari non quello, ma questo qui sì. Al 6, dai. Eh, non volevo. Vabbè, ha fatto sabotaggio anche se non volevo. Va bene, ok. Adesso. Ok, eccolo qui. Il drone d'assalto se ne deve andare. Madonna. Dai, cambia arma su. E come è Frank zappa, why does when I la della voce di Nickelback. Non lo voglio sapere per una volta. <ride> Madonna, veramente. Con tutto il cambio, di, con, con tutte le IA che possono fare. Con quello che possono fare le IA, veramente. Ok. Dimmi che posso salvare, no. Eppure sono sicuro che ci sia. Forse potevo passare per di qui alla fine. Fatemi vedere un attimo una cosa, però. Cambia il timbro. Ah, probabilmente sì. Why does it hurt when I pee? No, non è così. Quello sembra più il Gabibbo che canta. Che canta di problemi contratti andando in bagno. Piano, piano. Dai, dai, ok. E quello è uno. Non ancora? Ok. Dai, vieni fuori. Ah, è morto adesso. Ok, perfetto. Eh, abbiamo sprecato quindi un colpo. Ormai. Ok. A me. La pistola. Peso a Jerry Scotti che cazzo. Ma esiste. A Thousand Jerry's. C'è proprio una pagina di Instagram che. C'è una pagina di Instagram che è dedicata proprio a, a tutte le creazioni con l'intelligenza artificiale. Sulla base proprio di Jerry Scott. Della voce di Jerry Scotti. L'ho scoperto di recente. Ok, è giù. Ma non è ancora morto. Quindi, mi direi di usare questo contro di lui, perfetto. Adesso You might want to see a doctor If that happens when you pee no. Probably got the Conocococcus There you go We killed them. Welcome back Arzi Ha fatto anche il pezzo Di zappa Chi? Geriscotti? Eh, no Quello no Ancora no <laughs> Per il momento no Per ora Ok Piano Piano Okay, all right. I think I can save here now. Yes. Posso salvare. Treno! Treno! Ma... Ma pensieri un po' più allegri, non ce l'hai? STORMY! WELCOME BACK! HOW'S IT... HOW'S IT GOING, BUDDY? I MISSED YOU! HOW YOU GOING, BUDDY? WHAT'S UP? I MISSED YOU SO MUCH! ARE YOU DOING WELL? HAVE YOU BEEN KEEPING WELL? God, I missed you. Good. Hey, Festormi. So glad you're here. Ok, so there's another one here. Ah, right, era il getto lanciarazzi che ci stava facendo del male. Ok. Buono. Chiedo se approfondire la lore del gioco. <laughs> chiedo per... Chiedo di approfondire la lore del gioco equivale a... Lo chiedo per un amico, eh. Te lo dico, eh. <laughs> Madonna santissima qui. Oh, piano, piano, piano. Uh, piano piano I'm doing pretty good I buy myself some games on Steam That's good It's really really good Yeah they're holding the line Perfetto Ok Bene Ok Ha crashato È crashato quello È crashato suo scudo Molto bene Cioè male Ok Madonna quanti cazzo siete Uh, Ugh. So, what kind of games are you gonna play? What kind of games are you gonna play later? Or buy later? Come on, come on. Ugh, I'm a sharpshooter here. What's going on in the back? What is this noise? Okay. Come back here. Go, go, go! Come on. Get out of here. Get out of that. Get out of your hiding place! Come on, I need to kill you. And got no cr grenades here. In the meantime. Okay, F4. Welcome back, Furcado. Come and stay, Okay. Come on. Okay. We assassinated him. That's good. Okay. Hey, listen. <laughs> Sara la presente c'è di amicizia nell'imperio dell'uomo. Oh! So feeling like I let everyone down by doing that. It's ok, don't worry about it. Everybody makes mistakes. You're not at fault here. It's ok. Making mistakes does not mean being at fault. So don't worry about it, okay? <sighs> Bene. Ottimo. Ottimo. Finalmente un po' di progressi. E possiamo anche salvare. Yeah. Mamma mia Mi sembra di essere al giorno in cui uh, Sono sbarcati in Normandia Still I shouldn't have It's okay. You'll learn from your mistakes buddy yeah. In questo yeah. posto dell'impero romano Ci dell sono l'impero dell'uomo Ecco vedi Una bella variazione ogni tanto ci sta Bravissimo <laughs> Colpi al maglio e colpi infernali Ottimo Proprio quello di cui avevo bisogno There's little company for sure Everyone, is everyone and their mother is playing Little company I really have to I really have to buy it then. I mean, it looks like a good game to me. Really looks like a good game. Okay, ci siamo con sol sicurezza. Apri. Great. Ooh. Uh, we can do this. Allora, non so se le squadre salariane riusciranno a the tanto. Hmm. Se la caveranno? Hanno già abbastanza problemi. Hanno già abbastanza problemi. Eh, meglio dai. Eh, meglio difendere, I sal meglio difendere i salarian va. Non si sa mai. Better defend the salarians here. Oh, okay. There's another one. Okay. Go down. Great. There's a zealot here. I think it's a zealot. What... Ok, è un indottrinato questo. Questo lo chiama io. Cosa cazzo è stato? Ok, va. bene. Ah! È bello che si tocca il ginocchio come se l'avessimo sp sparato lì a lui. <ride> e sono come noi, in mezzo a noi, e in molti casi siamo anche noi. A far promesse senza mantenerle mai. Se non per Madonna santa, che cattiveria dal distruttore Get. Oh, bene. Ok, good. Quanti altri sono rimasti? Ce n'è uno, ce n'è ancora uno. Ok, corri! Corri, corri, corri! Eccolo lì. Oh, Madonna. Ho dimenticato che questo c'è un lanciarazzi. Ok, perfetto. Chrono high Mike. Oh, my, my mic is a little too high. I hope the others me for that. They will, they will. Se non per calcolo, il fine è sull'ultimo e mezzo all'impossibile. La posta in gioco è massima. L'imperativo è vincere: non far partecipare nessun altro. Nella logica del gioco, la sola regola è essere scaltri, né niente scrupoli né rispetto per i propri simili. Perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. <ride> Madonna, che bello. Sono tanti Arroganti coi, pro... coi più deboli e zerbini Arroganti coi potenti No scusa Arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti Franky en... Era Frankie I Energy No, era Frankie I Mick Era Frankie I Energy L'ho capito adesso Grazie Steno Madonna quanto adoro quella canzone però È una di quelle canzoni che conosco Sì sì Frankie I Energy MC High Energy MC 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 era tipo. Master qualcosa. Sono replicanti, sono tutti identici, guarda lì. Stanno dentro maschere e non li puoi distinguere. Come le lucertole si arrampicano. E se perdono la, la coda la ricomprano. Fanno quel che vogliono, si sapeggia e fanno. Spendono, spandono e sono quel che hanno. chi hai Energy MC visto? Ok, attenzione, anche qui la situazione è tragicissima. Ok, abbiamo preso tutta roba di Codex, eccetera. Allora, cura. Salva. Let's save here. Let's go. Bene, ci siamo. Adesso sicuramente succede una strage. Prima di andare. Inventario. Abbiamo preso tutta sta roba, perfetto. Lancer 9, no. Ce l'abbiamo tipo una Venn... No, una Venn... Sì. No, no, non voglio questo. Voglio l'Asiago. Abbiamo un equalizer, abbiamo un altro equalizer, non ce l'abbiamo. Uh... Master of Ceremony, grazie zero. Master of Ceremony significa, ok. C'è un harpoon che potrebbe far danni, ma non è... No, non è quello che cerco, merda. Merda, 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 merda. Grazie Luke! Ok, fatemi un attimino fare mente locale su quello che abbiamo qua. Uh, forse un breaker, potrebbe andare bene. Un breaker mi pare abbastanza buono come a livello di... Uccella di dissipazione e valutazione e precisione, ok, va bene. Questo dovrebbe andare un po' meglio. Questi va benissimo. Fucile di precisione non lo possiamo cambiare, però. Merda. Il Factotum ce l'abbiamo. Non possiamo usare altre armature pesanti. Però, Liara. Cambiamo la sua? No. Cambiamo quella di suo, sì? No, nemmeno. E eh, allora va bene così, dai. Come le supposte abitano in Glister Full Optional. Ok. MC detta l'arte del rapping come insegna Africa bambata. Grazie, non lo sapevo questo. Io purtroppo sono molto ignorante in termini di, di hip hop rap. Anche se comunque... L'ultimo rapper che ho ascoltato italiano è stato Murubutu. Che consiglio a tutti di ascoltare onestamente. Murubutu ha fatto delle canzoni bellissime. Perché è tipo rap letterario con una sana dose di coscienza sociale. E veramente ve lo consiglio, veramente ardentemente ad ascoltarlo. E Consiglio di ascoltare, se volete, partire da qualcosa di, di serio. E con ehm, Con praticamente l'uomo che viaggiava nel vento. Molto bello. Cani <ride> oltre i 120 decibel. E Nani manco foste Disneyland, minchia, è vero. Ok. Apri la porta Perché non mi apri la porta Presto ombra apri la porta Dove cazzo è Come, Dove cazzo si apre qua la porta Ok 262 oggetti Una volta raggiunto il limite massimo di oggetti E la ridurre materiale di scarto Ok Va bene Tu prendi tutto Che poi ci penso io dai 200 Ok mi devi ricordare Per forza tutto quanto Basta Abbiamo capito che c'ho gli oggetti Spendono Spandono E sono quel che hanno Minchia che bello <ride> Vivono col tipo di poter sembrare i poveri Minchia è vero Uh, ma c'è qualcuno sopra Attenzione uh, Dove cazzo Dove cazzo è C'è gente qui Lo vedo che c'è gente Dove cazzo è È che devo tornare indietro Aspetta un secondo Devo tornare indietro Per forza mi sa so. Arrivo Fatemi vedere un attimino Ci sarà pure qualcuno Da questi pizzi Ah cioè, no, c'è qualcuno qua dentro la cella, ma non. Ok, mi sa che questi non vogliono essere aiutati. Andiamo di qui allora. Da qua si esce, mi sa. Qui si esce perché ci siamo passati prima, vero? Eh? No, sì, qui ci siamo passati. Qui ci siamo passati. Oh, zona MC e walkie talkie pure. Sì, sì, sì. Zanem sia Wakitoki. Wakitoki ci ha avuto tipo una, una discussione, tipo ci ho parlato molto velocemente quando ero ancora su, ero ancora su livello segreto. E... Mo. Mi, mi auguro veramente che, che faccia veramente tanta bella strada. Perché è una bella persona pure lui. Assolutamente. Non, libera... non, non sei tu che decidi, Treno. Non sei tu a decidere cosa sei. Hai parlato con Napo? Eh Sì sì con eh, quello che è lui che c'ha Dovrebbe essere lui che c'ha l'account su 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 cosa no? Su livello segreto Dove cazzo si Scusate fatemi vedere un attimino Hangar della manutenzione E eh, ok Perché non mi fa Manutenere l'hangar Perché è ancora chiusa la porta qua Dove sto sbagliando? Io avevo parlato con Ah con Rico Ah Figo Ok, perché non mi fa andare avanti? Cosa sto, cosa sto dimenticando? Scusate. eh. Scusate se mi, mi sono perso un attimino, ma sto cercando di capire dove cazzo andare. Che qui ovviamente comoda la mappa, ma fino a un certo punto. Ok, questo l'abbiamo toccato. Quello lì pure. Comandi della porta non me li fa aprire, perché giustamente. La mia visione vis virtuosa non quella a Metal Gear. <ride> <ride> Missione virtuale, dici? <ride> Attenzione. Tant Apriamo e vediamo un attimino. Ok. C'è una cassa qui. Con altri oggetti. Non è quello che voglio, ma va bene lo stesso. Forse c'è qualcosa che dobbiamo attaccare qui. C'è qualcosa ancora. C'è un ascensore. Oh, ok. Era qua che dovevamo andare. E infatti, era questo il punto. Eh. Dai, Medaglia 3, la prima operazione è operazione virtuosa. Ah, si? Sì? Consol Stasi. Ah, questo è uno dei, degli Husk che abbiamo incontrato all'inizio. Oh, ci mancava soltanto. No, 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 no. Meno male che. Dovrebbe aver, aver salvato in un. Il dottor Troyas. Davvero? Dottore Krogan. Cos'è? È come un Saiyan che dice di aver trovato la cura per la morte? No, dai. No, ti prego. No, ti prego. Ok, uno via. Uno via, uno via. Via, 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 ci riprovo, ultimo tentativo, ultimo tentativo, poi tra 10 minuti stacchiamo. Ok, quindi siamo arrivati qui, perfetto. Bene. Ok. Ok, e qui. Questi sono tutti quelli che abbiamo. Ok, rapporto intelligence durian, sì, che è questo qui. Ok, intanto violo questo qui giusto per... Per... perché più che altro l'avevo fatto anche prima. C'è una magari gare pacificamente il sono degli umani con gli alieni No in questo caso no Perché sono cattivi In questo caso ci sparano addosso Quindi siamo anche Autorizzati all'uso dell'arma violenta E ci sta Ok Poi dovrò anche federe un attimino Per l'inventario Di togliere un bel po' di roba Perché sì Allora il Lancer Questo qui c'ha Un po' più di Di coso mm. Devo mettere, mettere direttamente questo A sto punto dai Perché è un po' più preciso il Firestorm, abbiamo questo qui che non fa molto, però... Abbiamo questo qua, il Karpov, ok? Direi che... Ok, 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 ok. Direi di tenerlo così, dai, per il momento. Ok, andiamocene, curiamoci. E mettiamo anche tutto qua, perfetto. Possiamo collaborare... No, sì, questo l'ho già detto, scusa. Possiamo collaborare, maglierini per fermare le altre parti umane? Stiamo già collaborando con gli alieni, tecnicamente. Con i Salarian. St abbiamo, appena, abbiamo appena finito di dire loro che sì, ci devono aiutare. Quindi loro, loro stanno praticamente morendo sul campo di battaglia e noi stiamo facendo eh, gli eroi da tutt'altra parte. Ok. Apriamo. Andiamo qui. Abbiamo salvato. Molto bene. Saliamo su. Prima di andare di là, proviamo ancora a fare un salvataggio tatticissimo. Facciamo una prova di quelle proprio. Ah, non mi fa salvare. Merda. Merda non mi fa salvare. Ugh. Ok. Dove vanno le bombe nucleari? Non è il momento di porsi queste domande. Treno, ti voglio bene, ma non è il momento di porsi domande. Perché non mi fa sparare davanti a me? Scusi. Aspetta. Ah, adesso li... dice che sono buoni. Ma no! Ci hanno trattati come intrusi prima. Boh, io salvo, ne approfitto per, di, di questo momento di stanca per salvare perché non si sa mai. Eh, vedi che. Vedi che ci vogliono male, sta gente? Ecco qua, via uno. Ah, è vero che ci sono anche i mutanti. I mutanti nelle mutante ci arrivano. Dai, dai, dai. Ok. Forza, forza, forza. Ah, ok. Stai giù, stai giù, stai giù, stai giù. Ok, stanno morendo, perfetto. Sono morti tutti. Anche uno dei miei compagni è morto, va bene lo stesso. Uh, ce lo siamo tolti in mezzo. Non continuare mm -hmm. i miei commenti sugli xeno. Eh, non vorrei mica sembrare xenofobo. <ride> perfetto. Questo deve stare giù. Bene. Ok, morto. Intanto facciamo rivivere anche il nostro amico. Aspettiamo che arrivi al massimo l'abilità e poi spammiamo. Dai, dai, dai. Ok, perfetto. Ma venite tutti qui. Perfetto. C'è di contenimento? Ah sì, quella è. Non ci serve adesso. C'è una stazione medica? Sì, ti prego. Non ho bisogno come il pane. Ok. Olè, ce l'ho fatta. Sì, sempre quello. Unity amp. Ok, l'amp biotico mi serve, però non a me. Decrittazione abilità insufficiente. Cazzo, però dovrei avere dei, dei livelli in più. Decrittazione, decrittazione. Dai, avevo proprio dei livelli in più. Olè. Yeah, massimo di decrittazione abbiamo, perfetto. Olè. Immunità avanzata, perfetto. Ok, Liara. And Livello automatico, ah, ha fatto lui. Ok, perfetto. singolarità di deformazione, perfetto. Ole. L'hack in sto gioco è basicamente giocare a quel giochino dove fa. Sì, sì, Frogger, 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 l'avevo detto eh, tempo fa. Ok, decretazione difficile. Di qualità di Omnigel, perfetto. Così andiamo a massacrarci alla nebulosa Armstrong, allontano da, da occhi Indiscreti. Ok, perfetto. Dove devo andare adesso? Lì. Kit cibernetico. Che cos'è sta roba qua? Sì. È... Ah, è quello di prima. Amp, biotico, gemini amp e tutto quanto. Ok. Va bene. Modo munizioni? Sì, grazie. Che altro c'è da fare? Ok, no. Ok, dobbiamo andare via di qui adesso. Va bene. Va bene. Giù. Scendiamo. Perché non vedo nient'altro da fare qua, onestamente. Quindi... Immagino che siano tutti morti. E dobbiamo andarcene. Ok, comandi la porta. Va bene. Adesso siamo fuori. Va bene, siamo fuori. Non siamo per piace la loro conoscenza. Ma se sono disposti a condividerla, sì, se no gliela lasciamo a loro. Tanto che cazzo ci facciamo noi, scusa. Mica, mica possono essere sempre amici. Mica possiamo essere sempre amici di tutti, eh. La certa anche stanca. Andiamo su. Ok, andiamo per di qui. Appropriarci. No, non possiamo appropriarci. Ok, comando salarian, perfetto, dovremmo esserci. Ole. Madonna, quanti giri che abbiamo fatto soltanto per avere delle, delle cose. Eh. Per intanto abbiamo sbloccato tutto, quindi questo è buono. Ok. Qui niente, qui nulla, nada, nisba. Io direi di salvare, va che è meglio. È un momento tranquillo. Ok, andiamo piano piano piano, pia, piano, piano piano, piano, piano Piano, piano, piano Ok Qui non c'è niente Mettiamo in questa porta qui, allora Dai Ok Madonna quanto è vuoto sto posto, però, eh Io non ho capito bene dov'è che dobbiamo andare Adesso, però Perché qui c'è tutto fuori che quello che quanti della porta? Sarà mica qui? Qui da dove siamo entrati prima? Sì, dove siamo entrati prima fondamentalmente. Andiamo per di qui allora. Strano che non ci siano nemici però in tutto questo. Mm. Molto strano. Molto molto strano. Cioè, siamo anche tornati indietro fondamentalmente, non c'è niente. Ok, dove sto sbagliando in tutto questo? Abbiamo corso, abbiamo fatto tutto. Abbiamo trovato tutto di tutto. Possibile che non ci siano più altri nemici da fare. Sono tutti fuggiti dall'indomito Baltas. <ride> È come quando fai la genocide di... Come quando fai la genocide di Undertale. Che tipo, li ammazzi talmente tanti che a un certo punto cominciano ad essercene di meno. Perché smettono di... Smettono di spawnare. Perché hanno paura di affrontarti. <ride> no, non... Speriamo che non sia così perché davvero, dai... Prima ad andare per di qui. Ok, questo è il punto dove eravamo prima ma non abbiamo cambiato niente. Ok, c'è una porta qua. E da qui usciamo. No. Ok. Oh, c'è qualcuno... Oh, forse devo parlare con loro. Ok, forse devo parlare con loro, scusate. Ci sono quelli che effettivamente... Io pensavo non si potessero parlare... Non si potessero... Perché ho visto dietro una, una cosa... Erano tutti... Era... Era rossa la cosa... Pensavo che non si potesse parlare con loro... Allora conviene che vada lì... Era quello il punto... Sì, 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 sì... Scusate... Scusate... Avrei dovuto capirlo prima... Ok... Dai, venga a salvare, gente... Venga a Dove siete? Dove siete? Dove siete? Mi sono passato prima... Allora... Sono passato prima, quindi non è questa porta, ma è quella dopo. Cioè che non liberarli possono essere malati. Ma no! Sono, sono prigionieri sani alla fine. Non penso che siano... Ok, perfetto. Dove cazzo è la porta per andare a vederli? Ok, scusate, eh, però... La prigione dovrebbe essere qui. Il laboratorio, la cella di detenzione, ok. Andiamo per la manutenzione, quindi. Di qua. Giusto? Andiamo un po'. Sì, di qua. Dobbiamo andare direttamente alle, alle... Devo andare necessariamente dove ci sono le celle. Quindi di qui. Ok. Questa porta qui. Ok, perfetto. Ottimo. Piano, 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 piano. Ok. Quindi di qui. Ok, adesso siamo di sopra. Quella porta lì, perfetto. Perfetto. Adesso scendiamo. Perché dobbiamo prendere l'ascensore. E poi dobbiamo scendere. E. Eh, ma eravamo qui. No. Questo è un altro posto ancora. Non è questo il posto. Ah! Ah, perché mi sto perdendo. Perché mi sto stancando e mi sto perdendo, infatti. È per questo motivo. Allora, con calma e per piacere. Con calma e per piacere. Comandi della porta. Ok. Quindi qui e torniamo di lì. Non è quello appunto. Non è appunto lì che devo andare. Vendiamo eh, tutto questo. Oh, un Avenger. Perfetto. Abbiamo trovato anche l'Avenger. Questo, questo mi torna utile, assolutamente sì. Perché l'Avenger adesso lo possiamo mettere per, per questo qui. Ok. Poi mi serve per il fucile. C'è un Volkov che potrei mettere, onestamente, sì. Ok. Dai. Perfetto. Bene. Funziona anche decisamente bene. Ah no, eccola qui la porta. Anche questa è una buona porta dove potremmo andare. Perché la cella di detenzione si va di qui. Eccolo qua. Olé. Perfetto. Trovate. Scusate per la deviazione, ma davvero, qua era... Ok.

Sa vedere che ci, ci, ci morderà il culo, probabilmente. Ale. Ok, abbiamo fatto la, la scelta giusta, a quanto pare. Buono, ottimo. Boom. Questo l'abbiamo liberato, ma adesso che cosa possiamo fare? Perché? Manca. Cioè, dovrei... forse dovrei salire lì, ma non. Sono infetti loro, ma infatti loro sono chiusi. Loro stanno al chiuso. Ma non sono infetti, sono indottrinati. Fondamentalmente, è come se avessero fatto un lungo lavaggio del cervello. In poche parole. E il lavaggio del cervello ha vinto. Quindi. Il problema loro è che quando diventano indottrinati, perdono praticamente le caratteristiche. Le loro caratteristiche, le caratteristiche pacifiche, diventano quelli che vediamo adesso. Questi qui, insomma. Ok, facciamo così. Tra quello dedicato dove sono infetti. Vabbè, se lo dici tu. <ride> adesso sarà aperta la porta. Sì, adesso è aperta la porta. Olè. Oh, bene. Si torna a sparare. Che bello. Stiamo facendo anche molti danni con questo. Bene, ottimo. Bene. Dai. Eh. C'è un kit tecnologico, lo voglio. Un materiale antiattrito. Ok, qui. Iper Schietro, Mod Corazza. Uh, questo mi potrebbe tornare molto utile. Uno Storm e un Ursa. Ok. Per il Turian, però, merda. Allora, Ursa. Volevo vedere un attimino se c'è. Ipereso Schietro, eccolo qua. Danno schianto, Tempo e soglia fisica. Questo qui potrebbe tornarmi davvero utile. Altrimenti. Perché altre che siano buone, non ne vedo. Perché dovrei sbloccare. Cioè, dovrei sbloccare altri livelli, ma non ce li ho quei livelli. Quindi devo. Mi devo arrangiare con quello che ho. Devo proprio arrangiarmi con quello che ho Te invece che c'hai l'ampbiotico, Che non è l'antibiotico ma è l'amp biotico devi mettere questo qui Ottimo E factotum ma Li può cambiare tutti Davvero Ah no ma è sempre quello Il blue wire è quello lì che ci abbiamo Ci abbiamo avuto fino adesso Factotum savant perfetto Ok Ah siamo a posto con questo qui dai Ok premi Ok, io direi di salvare qui Facciamo giusto un'ultima cosa e poi stacchiamo ragazzi Perché davvero inicio, Comincio ad accusare la stanchezza In questo momento Aspetta un secondo, faccio Giusto ah. e Un attimino oh. Ok, ci siamo dai Perfetto Giusto un'ultima cosa e poi andiamo Vediamo un po' qui Ok, lì Devo dire che comunque. Ah, decritazione semplice. Ok, perfetto. Non dobbiamo neanche preoccuparci più di tanto. Allora, violazione manuale. Olé. Adesso apriamo. Niente qui. Ok. Vediamo un po'. Uh, qua si arriva, arriva la battaglia. Mm -hmm. Lo sento che c'è una battaglia, cazzo. Ma questo è dove eravamo prima, fondamentalmente. Siamo usciti dal complesso. Siamo usciti dal complesso. <ride> sì, siamo usciti dal complesso. Ma dove devo andare allora? Scusate, Squadra di Kiri, allarme disattivata. Satellato allora, fornire la assistenza. alla squadra di e ha facilitato la loro missione. Ok. Ah, ci sono gli ingegneri da trovare. Ok. E anche l'attività dei get, indagine sui get. Raggiungi la massa nebulosa Armstrong. Ok, devo andare sulla nebulosa Armstrong. Ok, ragazzi, facciamo che la finiamo qua per questa sera mi hanno fatto uscire da qui che è meglio facciamo così io direi di finirla qua per questa sera perché davvero sto cominciando ad accusare eh, la stanchezza è stato veramente è stata una live veramente enorme per me sono contento di essere riuscito ad andare molto avanti con tutto quanto e mi fa... ha fatto veramente tanto piacere essere stato, eh, essere stato qui e portare un po' più avanti la trama di Mass Effect e davvero, meno male che siamo andati avanti perché <coughs> a partire da questo momento in poi da lunedì giocheremo un altro gioco lunedì e mercoledì giocheremo un altro gioco direttamente non sarà eh, non sarà appunto Mass Effect ma sarà Silent Hill perché è stato sbloccato con eh, il sub goal e, mm, vi ringrazio davvero tanto per la compagnia che mi avete fatto fino adesso ringraziamo prima di tutto partiamo direttamente con i ringraziamenti perché ci sta assolutamente Prima di tutto, ringrazio... Prima di tutto, fatemi... Oh, scusate che devo... Ecco qua, adesso va meglio. Allora, fatemi giusto un attimino fare ordine qua su alcune cose. Ecco qua. Allora, prima di tutto, volevo ringraziare per questa sera... Volevo ringraziare Mystic Fox per le 5, le 5 sub giftate. Ringrazio anche Shadow per i 50 bittini. Vorrei ringraziare Stream, no, Stream Nova, Johan per il follow, Zaid per il follow, Undead Space Wolf e Dream Demon per il follow, Super Shaladma per il grandissimo raid, r 4 per i bittini, Maricò per i bittini, Chaotic Nebu per i bittini, Hathcat anche per i bittini, Tifa per la community sub che è stata giftata, Tifa anche per i bittini e per aver rinnovato la sub, Hathcat soprattutto per aver rinnovato la sub e anche per i bittini. Seria Players per il Ride e Luke Furcato per aver dato il follow a questo canale dopo tanto tempo che non passava. Vi ringrazio davvero tutti, quella gente. Scusate se vi sentite un po' stanchino, ma è stata una live abbastanza intensa anche a livello emotivo. E io vi ringrazio davvero tanto per essermi stati... essere stati qui ad ascoltarmi e avermi fatto compagnia fino adesso. Andiamo a vedere chi c'è in live. Andiamo a... andiamo a rompere le palle a... alla gente, che ne dite? Andatemi... Andiamo a vedere. A chi andare a rompere le palle in questo momento Perché voglio vedere chi c'è in live Andiamo a raidare Andiamo a raidare chi? Vediamo un po' Chi c'è in live Perché volevo raidare qualcuno Che non avevo ancora raidato finora E andiamo a raidare Andiamo un po' Perché dobbiamo raidare qualcuno Che parla italiano in questo momento Perché abbiamo fatto una live in italiano Quindi ci vuole qualcuno che parli in italiano e forse forse ho trovato, mm. forse ho trovato. Io direi di andare direttamente con. Io direi di andare direttamente con. Con no, c'è. Che... No, ok, scusate. Sto un attimino. Ok, scusate che sto cercando di capire bene chi raidare. Scusate, adesso andiamo. Non vi preoccupate. Allora, se me lo concedete, andiamo a raidare. Le Dileria, che da un po' che non la Raido perché è tornata a streamare adesso, streama direttamente la sera, quindi eccoci qui, ragazzi. È stato bellissimo. Grazie davvero per, per essere passati. Grazie davvero tanto per la, per la compagnia che mi avete fatto e grazie davvero per, eh, per tutto quello che avete fatto finora, per, il, per la compagnia, per, per il tifo, per le conversazioni che abbiamo fatto. Noi ci vediamo direttamente. Uh, dopo domani che è domenica con il podcast e porterò un po' di argomenti diversi noi poi ci vediamo con i giochi direttamente lunedì con la live in italiano non portiamo più Mass Effect ve lo ricordo porteremo direttamente un altro tipo di gioco portiamo ho detto Silent Hill 3 e che dire grazie davvero tanto scusate un po' per la serata un po' movimentata su alcuni aspetti ma l'importante è che ci vogliamo tutti bene in questo momento Grazie mille, buonanotte per la gente. Noi ci vediamo direttamente domani, eh? Ciao! Cioè, dopo domani, scusate, direttamente dopo domani. Ciao!